Campanelle. Ma Laura, messaggio. Vado? Allora, buongiorno a tutti e a tutte, Consiglio Municipale numero 51 del 25 ottobre 2022. Procediamo subito con l'appello. Prego, dottoressa Anastasia. Grazie, buongiorno a tutti. Alleori. Angelini. Baiocchi. Bartolelli. Bedoni. Bellassai. Borrelli. Burgio. Canale. Cerisola. Corrente, Cucunato, De Iulis, Pellegrini, De Vivo, Di Salvo, Ecca, pure lui c'era. Esatto, sono segnati. Vabbè, facciamo la seconda chiama, dai. Gagliardi. Grazioli, Marrocchini, Muropes, Pasetti, Sordini, Sotillo, Vaccari, Vecchio. Seconda chiama, Angelini, Bartolelli. Bedoni, Bellassai, De Iulis, Di Salvo, Ecca, Sordini. Quindi quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Vabbè, però seconda chiama ho fatta. Allora adesso? Vabbè, li facciamo entrare dopo. Che faccio? La seconda chiama l'avevo fatta, quindi non li conto adesso. Sono 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Consiglieri presenti sono 17. Grazie e chiedo poi di registrare la presenza dei consiglieri Ecca e De Iulis. Appena entrati, nomino scrutatori, consiglieri Baiocchi, Vecchio e Alleori. Grazie. Alla punto numero 1 all'ordine del giorno, approvazioni verbali numero 31 del 31 maggio 2022 e numero 32 del 7 giugno 2022. Anche il consigliere Angelini presente. La firma, consigliere. Invito i consiglieri e le consigliere che avessero proposte modifiche per i verbali a intervenire. Non mi sembra ci siano proposte e richieste di intervento per i verbali, quindi diamo per approvati i verbali numero 31 e 32 al primo punto all'ordine del giorno. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, espressione di parere, protocollo CN 12 22 84 del 18 ottobre 2022 sulla proposta di deliberazione, protocollo RC 28 46 2 del 2022 recante linee di indirizzo per gestione dei rifiuti e la realizzazione dell'impiantistica di smaltimento e valorizzazione nel medio e lungo periodo. Questa proposta non ha espresso parere della Commissione competente Urbanistica, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti in data 12 ottobre 2022 e ha visto il parere contrario della Giunta Municipale espresso nella seduta del 18 ottobre 2022. Do la parola al Presidente della Commissione Ambiente e Urbanistica, il Consigliere Gagliardi, per 15 minuti. Bisogna abilitare un secondo, Consigliere. Scusate, sono sopraggiunti alla Presidenza due emendamenti, un emendamento 1 e un emendamento 2 a questa delibera. Per chi non l'ha letti, sono anche qui in Presidenza e comunque li avete nelle copie
allegate con gli atti del Consiglio Municipale direttamente sui vostri tavoli. Consigliere Gagliardi, un secondo e l'abilitiamo. Ok. Consigliere Gagliardi, se si prenota forse ci aiuta, grazie. Forse, forse. Un'altra volta, consigliere, per piacere. Avevamo capito che c'era un problema. Consigliere Gagliardi, può provare a prenotarsi? Adesso? Ma neanche qualcun altro che prova? Ok, vabbè, allora è evidente che il problema non è quello. Dai, 5 minuti di sospensione e ricominciamo a 43. Cioè che io di volta in volta autorizzo gli interventi e quindi teniamo il tempo come era prima. Ok? L'alternativa è non cominciare il consiglio in tempi congrui. Ok? Quindi ripartiamo con la registrazione. Benissimo, perfetto. Diamo la parola al consigliere Gagliardi per l'illustrazione del punto 2. Prego, consigliere, ha facoltà di intervenire per 15 minuti, i tempi li tengo io manualmente, grazie. Ok, mi si sente? Sì. Buongiorno a tutti, mi dispiace che mi sentiate. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno di oggi, visto che all'inizio è stato un po' rocambolesco, è la proposta di deliberazione RC 28462 del 2022, così per il verbale siamo a posto, e riguarda sostanzialmente la proposta che arriva dal gruppo Fratelli Italia, in particolare firmata dal consigliere De Priamo, ed ha ad oggetto linee guida su il ciclo dei rifiuti. Allora, cercherò di essere molto breve, anche perché il dibattito in commissione si è sviluppato in modo più che articolato, anche alla presenza del presentatore. E, sostanzialmente, diciamo, l'atto si conclude con il dispositivo, che quindi leggo rapidamente: perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la massimizzazione dell'autosufficienza impiantistica a livello territoriale in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica, favorendo lo sviluppo di adeguate reti impiantistiche, preferibilmente di proprietà pubblica. Il resto ve lo lascio. Come... Sì, è evidentemente un po' più basso il volume, se no devo urlare, un po' più basso il volume delle casse. Il secondo punto è valutare attentamente con tecniche indipendenti in relazione alle ipotesi di realizzazione di nuovi impianti di biodigestori sul territorio capitolino, porsi nei confronti della Regione Lazio per potenziare la vigilanza dal punto, tramite ARPA, velocizzare le procedure per la chiusura delle discariche dei siti dismessi destinando risorse adeguate alla loro riqualificazione e recupero ambientale, sviluppare in coerenza con la gerarchia comunitaria e nazionale la gestione dei rifiuti in una politica di riduzione degli imballaggi che definisca come prioritari i seguenti scopi: prevenzione e formazione dei rifiuti di imballaggio
la quantità dei rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto a quelli non riutilizzabili. Dare attuazione in conformità ai criteri stabili del decreto 20/2017 sulla tariffazione puntuale, e proseguire e intensificare gli interventi per la raccolta differenziata cosiddetta porta a porta, e poi il dettaglio lo trovate in delibera. Allora, ci ho tenuto a leggere il dispositivo perché in linea di massima non possiamo che essere d'accordo, e lo dico soprattutto perché molti di questi elementi vengono richiamati già all'interno della pianificazione che è stata presentata, che non è completa perché, come sappiamo, manca ancora il contratto di servizio, quindi abbiamo soltanto una prima parte del piano dei rifiuti che è già stato presentato. E quindi sicuramente sull'estensione del porta a porta c'è già questo elemento, altrettanto c'è sulla impiantistica di natura pubblica, c'è il richiamo che veniva fatto anche alla parte delle domus ecologiche, all'implementazione di nuove isole ecologiche, fra cui vedremo, abbiamo già visto anzi in commissione, ma vedremo prossimamente, e la realizzazione di quella di Tor de Cenci, fra l'altro con annesso tramite fondi PNRR, come è stato più volte detto e ricordato, anche del centro di riuso, quindi giusto appunto per rispondere anche alle tematiche del riuso dei rifiuti. Quindi su questi elementi noi riteniamo che già siamo assolutamente in linea con quanto si sta dicendo all'interno di questo atto. Altro elemento è il sistema dei controlli ARPA, che sono già riconosciuti dalla normativa, tanto che l'ARPA del Lazio e le altre aziende di monitoraggio ambientale, ognuna per ogni regione d'Italia, già si occupano di questo, sono per legge nazionale integrate all'interno del sistema dei controlli su gli elementi inquinanti in tutte le proprie forme, e quindi anche nel monitoraggio dei siti di stoccaggio, delle discariche lì dove ce ne siano e di altre impiantistiche annesse e connesse. Così come anche altri elementi di cui abbiamo poi magari in più dettaglio approfondito all'interno della Commissione. Io però ci tengo parallelamente a fare un altro ragionamento. Allora, prima di tutto mi sembra, e questo poi sarà oggetto, ho già visto che è stata presentata una richiesta di consiglio straordinario sul tema dei rifiuti, che mi sembra più che corretta dati gli ultimi eventi che sono avvenuti sul nostro territorio, però questo inevitabilmente ci porterà a fare un dibattito molto specifico, però ci tengo, non cogliendo il contenuto di questa deliberazione, ma cogliendone lo spunto, di dire che il tema dei rifiuti deve essere preso dall'inizio e non soltanto dalla fine, perché il dibattito che si sta sviluppando intorno al termovalorizzatore, in realtà, favorevoli o contrari, è un ragionamento che arriva a valle di una pianificazione, che arriva a valle di un discorso molto più complesso che parte appunto da questi altri elementi, parte dall'impiantistica che chiude i vari cicli, continua con le isole ecologiche e con gli altri elementi, e che quindi poi in quella frazione non recuperabile che in tutti i piani purtroppo è prevista, fa delle scelte sulle quali si può dissentire, essere d'accordo, questa è un'altra storia, io non ho mai, come dire, nascosto il mio scetticismo su quel tipo di scelta. Questo ci tenevo a dirlo perché? Perché il passaggio che viene fatto all'interno di questa deliberazione, in particolare sulle scelte tecnologiche da fare, io lo ritengo un po' particolare, perché gli inceneritori o termovalorizzatori che siano a plasma o queste tecnologie qui non sono particolari, che vengono richiamate e sono state anche dette all'interno della Commissione, non hanno mai avuto una grande applicazione. In Italia ce n'è uno, se non sbaglio, in Lombardia sicuramente, se non sbaglio, Bergamo, o non mi ricordo esattamente adesso, e in generale in tutte le sue applicazioni ha dimostrato elevati costi e effettivamente poi un impatto ambientale a livello emissivo poi non così premiante, per cui anche queste soluzioni mi vengono un po' mi fanno sorgere dei dubbi.
sul tema delle domus ecologiche, ecostazioni e isole ecologiche, io temo che in questo passaggio venga fatto un po' di confusione, perché in realtà questi elementi sono delle funzioni e degli istituti, se vogliamo, completamente differenti l'uno dall'altro e che, inseriti in questo contesto, rischiano anche di essere snaturati. Che l'isola ecologica ha una funzione di completamento del meccanismo di raccolta dei rifiuti, perché quella che è la frazione organica o la frazione comunque di rifiuto di natura domestica e che normalmente viene conferita all'interno dei secchioni di raccolta, che siano essi stradali o che siano essi porta a porta, gestiscono alcune cubature e alcune specifiche quantità e tipologie di rifiuti. Tutto quello che eccede questa produzione, quindi pensa agli ingombranti, ai materiali speciali o particolari, quindi calcinacci, legno, metalli, RAE, piccolo RAE o altre tipologie, oli, vernici, eccetera, devono essere appunto conferite all'interno di quest'altro sistema. Quindi non sono comparabili né per presenza sul territorio, perché chiaramente, anzi, il piano identifica una crescita di presenze di isole ecologiche sempre maggiore, e questo è corretto. Dall'altra parte però la domus ecologica, che viene richiamata in questo caso così come ecostazione, sono due concetti separati ma che hanno un'altra finalità. Cioè, se il porta a porta è stato inserito per togliere secchioni stradali e quindi cercare di limitare o andare contro il sistema del littering, cioè di chi va, guardate Spinaceto, guardate Laurentino, e butta fuori dal secchione qualsiasi cosa, purtroppo, e questo sicuramente è un elemento che va contrastato, e il porta a porta si poneva in quei termini, dall'altra parte serve anche a fare un'altra cosa, a implementare un sistema di controlli riducendo la complessità, perché un secchione statale è alla mercé di chiunque. Il porta a porta in teoria dovrebbe essere legato semplicemente al condominio, o addirittura, per come in realtà è stato strutturato, alla singola unità abitativa, magari alla villetta o simile, e quindi anche permettere un controllo maggiore di ciò che viene sversato dentro e quindi collegarlo a questo, eventualmente anche alle sanzioni. Per questo l'utilizzo delle domus diventa un problema, perché o c'è l'estensione del porta a porta e allora la domus diventa lo strumento con il quale noi realizziamo il porta a porta nei complessi abitativi e urbanisticamente non predisposti per fare il porta a porta, perché non ci sono spazi interni, perché gli spazi interni non sono sufficientemente capienti per ospitare il secchione con il volume adatto per il conferimento di rifiuti di quell'unità abitativa o di quella palazzina o di quel condominio, oppure rischiamo che l'introduzione indiscriminata della domus ecologica si traduca in qualsiasi condominio che non vuole il secchione sotto casa, e purtroppo chi sta in commissione ambiente sappiamo che abbiamo ricevuto diverse richieste in questo termine, cerca la collocazione tramite una domus ecologica, che diventa sostanzialmente la piccola isola ecologica condominiale, magari su suolo pubblico. Allora voi capite che su 189.000, oramai andiamo verso i 200.000 abitanti, questa cosa rischia di diventare un problemino. Ecco. Per cui questo è un altro tipo di elemento di confusione che secondo me si rischia di mettere sul tavolo. Ora, quello che mi sento di dire in conclusione è un elemento di natura tecnica ed è un elemento che non ho sollevato io, ma che stanno sollevando tutti quanti i municipi che stanno trattando questa proposta e che è già oggetto di un quesito di fronte al segretariato generale, ed è il seguente. Poiché è stata emanata un decreto di nomina di un commissario straordinario al quale sono stati conferiti i poteri di decisione e deliberazione in materia di rifiuti, e che potenzialmente per il design, chiamiamolo così, dei poteri che gli sono stati attribuiti, questo potrebbe in ogni momento prendere provvedimenti di qualsiasi genere e tipo, legati all'emergenza rifiuti romana e quindi alle decisioni che ne devono derivare. La domanda, niente affatto peregrina, è: in questo quadro viene sottratto il potere all'Assemblea Capitolina di poter deliberare anche solo linee guida all'interno di questo elemento? Perché questa cosa, essendo in mano a un soggetto di fatto monocratico e commissariale,
è lui stesso, finché dura il decreto di commissariamento, il soggetto deputato a prendere queste decisioni. Quindi, al di là della questione politica, che rimane sicuramente vera e sulla quale ci possiamo cimentare, io ritengo, noi riteniamo, e sicuramente il segretariato ci darà una risposta nei termini che saranno disponibili, ma sicuramente non come dire, legati ai tempi municipali, una risposta, ma non penso che noi possiamo deliberare su un argomento di questo tipo, semplicemente perché c'è già un soggetto deputato che può di per sé autorizzare qualsiasi sistema di impiantistica. Questo lo capisco, in realtà non è sbagliato, è nato con delle tempistiche differenti rispetto alla presentazione di questo atto, cioè che io sappia questo atto è stato presentato prima del commissariamento e quindi giustamente si andava a inserire all'interno di un dibattito completamente aperto. Oggi però, anche alla luce insomma delle risultati elettorali, cambi di governo e tutto il resto, ci troviamo con questa situazione. Quindi non vorrei che ci troviamo ad approvare o bocciare o quello che sia un atto di questo tipo per poi trovarci ad essere assolutamente carenti di poteri. Grazie. Grazie consigliere Gagliardi. Ha chiesto di intervenire come relatore dei gruppi di opposizione il consigliere De Iulis. Prego consigliere, ha facoltà di intervenire per 15 minuti. Ok, la tecnologia ci aiuta a vivere meglio, magari dopo un primo rodaggio. Allora, ringrazio innanzitutto la relazione del Presidente della Commissione, perché è stata dettagliata, è una cosa di cui ci siamo sempre lamentati in passato, che talvolta non venivano fatti adeguati approfondimenti per le delibere della minoranza. È capitato spessissimo di vedere liquidati con pochi minuti di dibattito, ma anche in questa consigliatura, magari qualche delibero, insomma qualche argomento, qualche documento che noi ritenevamo importanti, ma che la maggioranza non ha ritenuto altrettanto importanti. Quindi ringrazio il Presidente della Commissione perché ha approfondito diversi aspetti, anche se nella parte finale, nelle conclusioni, naturalmente la vediamo in maniera diversa, perché, e parto appunto da come ha concluso il Presidente, che non è perché c'è un commissario adesso diciamo che non parliamo più di rifiuti, non è perché c'è un commissario allora non mettiamo bocca sul termovalorizzatore, non è perché c'è un commissario che allora non diciamo come vorremmo migliorare magari la raccolta dei rifiuti, perché se così fosse allora ce ne andiamo tutti a casa, perché tanto c'è il commissario che stiamo facendo. Detto questo, Presidente, ritorno sulla delibera. Noi sappiamo che c'è insomma un piano nazionale, vengono date delle indicazioni a livello nazionale, poi il Ministero, l'ANCI, no, a cascata fanno arrivare queste indicazioni sulle regioni, e le regioni a loro volta fanno il loro piano dei rifiuti regionali. A livello nazionale è stato indicato come un potenziamento della differenziata e del riciclaggio come uno degli obiettivi importanti, il monitoraggio del territorio, un altro elemento che era stato indicato, e anche una certa carenza degli impianti di valorizzazione di questo rifiuto e quindi della frazione organica, il riciclo della plastica e anche quelli che vengono considerati i rifiuti elettronici. A cascata, come dicevo, la Regione adotta il suo piano, e il piano della Regione è comunque quello di, come obiettivo, quello di ridurre i rifiuti e quindi aumentare la differenziata anche attraverso dei TMB magari che possono essere tecnologicamente più avanzati, perché sappiamo che oggi si riesce a riciclare e quindi recuperare molto più materia rispetto a quanto si poteva fare un pochino di tempo fa, e lasciare come incenerimento e quindi cosiddetta termovalorizzazione il residuo. Allora,
Il discorso del termovalorizzatore in questa delibera viene solo sfiorato, anche perché appunto c'è un dibattito con le varie forze politiche che diciamo si confrontano. O meglio, c'è una parte che vuole confrontarsi, ma una parte che tende a non disturbare il manovratore, no? E quindi adesso, come ricordo il consiglio che era stato fatto qualche mese fa, ma è tutto campato in aria, non si sa se è vero, se è finto, quindi è inutile che facciamo questa discussione. Oggi arriviamo che l'AMA ha comprato un'area, di certo non per fare delle piscine o non per fare un acquapark, ma per fare un qualcosa che serve all'AMA nella gestione dei rifiuti, e allora magari non è che si può continuare a dire no, però non ne possiamo parlare perché c'è il commissario straordinario. Vogliamo dire la nostra o no sulla grandezza dell'impianto, sulla tecnologia, sul fatto che purtroppo questo municipio, nel momento in cui gli è stata fatta questa proposta, non ha detto no, ha detto noi non siamo affetti dalla sindrome di NIMBY, quindi valutiamo. Sì, ok, il problema è che quando il giardino è sempre il nostro, uno se lo deve porre il problema, cose che ho detto già altre volte. Allora, nel dispositivo finale, e tra l'altro mi sembra, l'ho detto anche in commissione dove il consigliere De Priamo è venuto a presentarla, mi sembra una delibera piuttosto equilibrata. Allora, il fatto che si condividano la maggior parte dei concetti, ma poi si termini il discorso, esiste un commissario straordinario, io lo comprendo, ma non è quello per cui siamo qui, Presidente. Allora, quello che dice la delibera in sostanza, lo vado a ripetere, è che servono adeguati impianti appunto per il riciclo e il riuso, e va considerata la termovalorizzazione solo eventualmente per un residuo. Ma la tendenza che noi dovremmo avere in mente è la tendenza dei rifiuti zero. Poi è chiaro che non riusciremo a fare il 100% del riciclo, va bene, ci porremmo la questione se raggiungiamo il 70, l'80, il 90 o quello che sia, ma non possiamo partire dal presupposto che dice oggi il sindaco Gualtieri, cioè alzare bandiera bianca e dire non lo facciamo questo maggiore recupero, inceneriamo tutto, perché questo è in sostanza quello che ha detto il sindaco Gualtieri. È l'esatto contrario di quello che si era detto e che naturalmente noi vorremmo fare, perché in un momento in cui, soprattutto un momento storico come questo, non andare a riciclare ma ad incenerire significa rinunciare a una materia prima. Non mi pare che l'Italia sia una di quelle nazioni, insomma, che di materie prime ne ha a volontà, ma non solo, è un concetto ambientale. Perché incenerire se io posso recuperare? Allora, raggiungiamo il recupero della maggior parte dei materiali, poi casomai ti accorgerai che forse non ti serve il termovalorizzatore o ti serve un sesto, non lo so. Detto questo, uno tra i punti c'era anche la richiesta di avere maggiore trasparenza, ma di migliorare, diciamo, la trasparenza dell'ARPA per mettere il più possibile in rete magari quelli che possono essere gli studi o anche i risultati dei monitoraggi che l'ARPA fa. C'era un punto di cercare di recuperare i siti, quelli che in qualche motivo possono essere inquinati, quindi monitorarli e eventualmente recuperarli. Mi viene in mente, insomma, la Valle Galeria, che sicuramente dovrebbe essere sottoposta con un'attenzione costante, di più di quanto magari ne è stato fatto fino adesso. Cercare di ridurre gli imballaggi, o meglio, gli imballaggi non possono essere riciclati, perché quello degli imballaggi è un problema importante, perché quello veramente poi diventa sempre un rifiuto. E con la divisione anche della monoporzione oggi, o delle spedizioni tra Amazon, diciamo tutto quanto ormai gira con i corrieri, l'imballaggio oggi è diventato un problema, quindi bisogna cercare di fare degli imballaggi che vengano riutilizzati. La tariffazione dei rifiuti sulla base del reale rifiuto che una persona fa, che una famiglia fa, dovrebbe essere
il nostro punto di riferimento. Allora è chiaro che non ci si alza la mattina e il giorno dopo si è trovata la soluzione, ma potrebbero essere, diciamo, individuare dei quartieri o delle zone in cui tentare e iniziare, diciamo, a fare questo tipo di ragionamento, per poi, se funziona, in una, anche in una città come Roma, come funziona magari da altre parti, potrebbe essere diciamo, ampliato, aumentato pian piano in tutta la città. È chiaro che Roma non è Marino o non è Viterbo, insomma, ci sono delle difficoltà oggettive, ma non è detto che dobbiamo partire in 15 municipi o in tutti i quartieri di un municipio se viene individuato un municipio, basta partire. La raccolta porta a porta o comunque la differenziazione deve essere sicuramente aumentata. Il discorso che si faceva delle domus ecologiche o delle ecostazioni di cui abbiamo parlato e ha parlato anche il Presidente, non è che se un condominio non vuole sotto casa l'ecostazione o la domus ecologica allora si sposta. Il discorso è stato messo in piedi e noi lo sappiamo, perché se no avremmo il porta a porta su tutto quanto il municipio. Laddove ci sono state e ci sono delle difficoltà a far partire un porta a porta come in altre zone del municipio, allora dovremmo cercare di trovare, se vogliamo fare porta a porta anche in questi quartieri, dovremmo cercare di trovare delle modalità, quali domus ecologiche, eventualmente delle ecostazioni che noi abbiamo proposto, per cui una parte di questo di questi materiali potrebbero essere conferiti, è chiaro, con un impegno maggiore da parte dell'utenza, però è una proposta e quindi è una delle probabili soluzioni, insomma, che noi vediamo. È chiaro poi che l'AMA così com'è, lo vediamo, insomma, no? Ormai è un anno che è stata al governo, Roma doveva essere pulita in 2 mesi e mi sembra che è passato un anno dall'insediamento del sindaco Gualtieri, delle difficoltà oggettive ci sono. Allora forse l'AMA va in qualche maniera riorganizzata, non so se dal punto di vista manageriale, ma sicuramente una riorganizzazione del servizio e della gestione dei rifiuti forse non guasterebbe. E il discorso dei centri di raccolta è sicuramente, non l'abbiamo detto, i centri di raccolta vanno sicuramente aumentati. Ne avremo una nuova, ma se ne parla ormai da sono circa 6 anni e mezzo che si parla di quella di Tor de' Cenci. Noi demmo l'ok, anche il consigliere Gagliardi era con me in aula, ahimè, nel periodo di Marino Santoro. Noi votammo, quella era l'unica isola ecologica che votammo rispetto alle altre che sono state poi individuate. Beh, sono passati 6 anni e mezzo, quasi 7 anni, noi però l'inizio della prima pietra ancora non l'abbiamo vista, quindi continuiamo a dirci queste cose ma non riusciamo ad andare avanti e bisogna sicuramente stringere. Noi in questo anno abbiamo votato un sacco di documenti, abbiamo dato un sacco di delibere, però signori vi invito anche a fare una riflessione al di là delle risoluzioni sui massimi sistemi o su dei concetti: quante situazioni siamo riusciti a mettere in pratica veramente? Ecco, parlando dei centri sportivi, parlando dell'ambiente, parlando dei rifiuti, credo che adesso dovremo, dopo questo primo anno, credo che dobbiamo cominciare un pochino a stringere il cerchio. E naturalmente questo tipo di delibera sui rifiuti arriva perché? Arriva perché c'è qualcosa che non funziona, arriva perché c'è un sindaco Gualtieri che si è presentato davanti agli elettori dicendo che l'inceneritore è il male assoluto e un anno dopo invece dice che bisogna farne una 650.000 tonnellate. Se no questa delibera probabilmente sarebbe arrivata in maniera diversa, con modalità diverse o anche con concetti diversi. È chiaro che nelle minoranze ognuno fa il suo, non condividiamo l'approccio del sindaco nella gestione dei rifiuti, noi proviamo a dire quello che secondo noi è giusto per questo municipio e per questa città. Speriamo naturalmente che al di là di quello che è stato deciso dalla Giunta, invece il Consiglio possa votare favorevolmente questa delibera. Grazie. Ah, scusate, qui però si sentiva bene, almeno quello. Grazie consigliere De Iulis, ha chiesto di intervenire, 10, ha chiesto di intervenire, aperta la discussione in generale, ha chiesto di intervenire la consigliera Canale, prego consigliere per 10 minuti. Grazie Presidente, anticipo che noi abbiamo presentato 2 emendamenti che poi tratteremo dopo, però questo rientra nella proposta che hanno fatto i consiglieri di Fratelli d'Italia in Campidoglio e che oggi abbiamo all'esame. Dunque,
Bene ha detto in parte il consigliere De Iulis sull'aspetto che ovviamente il piano rifiuti poi presentato dal sindaco Gualtieri ha dato la disponibilità per presentare poi delle osservazioni e alcune forze politiche, tra cui la nostra, ha deciso di presentare osservazioni a questo piano, perché per noi questo piano è completamente inaccettabile. Non è una questione soltanto dell'inceneritore, ma faccio un esempio: l'impianto previsto per la carta è sottodimensionato della metà della quantità necessaria, oppure per quanto riguarda la plastica è sovradimensionato del doppio. Quindi, a titolo esemplificativo, poi noi non siamo favorevoli ai biodigestori, ma siamo a favore del compost e quindi degli impianti aerobici, tanto è che nel piano AMA approvato 2020-2024 erano previsti due impianti di compostaggio aerobico, che è ben diverso, cioè c'è il recupero totale della materia e non certo il recupero energetico, che poi tra l'altro tra le questioni dell'articolo 183 e 184 del decreto legislativo 156 e 152 del 2006 e sono considerate il riciclo e il riuso appunto della materia, non tanto dell'energia. Perciò siamo da questo punto di vista, abbiamo presentato degli emendamenti alla delibera di Fratelli d'Italia e quindi sotto forma di osservazioni che appunto richiamano sia questi impianti al posto dei biodigestori, sia il fatto che chiediamo di sostituire la parola di recupero energetico alla parola di materia. E poi essenzialmente l'altra questione che ovviamente poi faremo un ampio dibattito quando ci sarà il Consiglio straordinario, è la questione appunto dell'inceneritore, perché anche lì nel piano rifiuti questo inceneritore non è identificato dove localizzarlo, quindi assolutamente impedisce nella procedura di VAS di dare degli elementi che altrimenti si sarebbero potuti conoscere precedentemente e quindi fare delle osservazioni relative alla localizzazione, che ovviamente sarà quella di Santa Palomba. Dico ovviamente sarà quella di Santa Palomba per un motivo molto semplice, perché nel piano rifiuti presentato dal sindaco esistono soltanto due impianti di biodigestori, un impianto di incenerimento a cui affiancato un impianto di carbon capture and storage, che sarebbe praticamente un impianto di recupero dell'anidride carbonica, e anche qui vogliamo dire un impianto che è del tutto sperimentale, perché ci sono solo prototipi, non c'è una normativa europea che ancora si sta elaborando in Parlamento europeo e quindi si sta predisponendo le direttive necessarie per... Scusate, però dovete abbassare la voce, ogni volta che parlo fate questo. Consiglieri, per piacere, rispetto per chi interviene, grazie. E dicevo, del tutto sperimentale e oltretutto con dei costi esorbitanti, 100 euro a tonnellata costa recuperare in questa maniera l'anidride carbonica. Quindi forse, dico forse, ci sono parecchi aspetti di questo piano rifiuti che vanno rivisti. E per non parlare dell'inceneritore, tanto è che noi abbiamo chiesto appunto di modificare la parola energetica con materia, perché non siamo d'accordo con la proposta di Fratelli d'Italia sotto quell'aspetto, perché ben non si capisce che tipo di impianto vorrebbero realizzare. E quindi diciamo siamo a chiedere poi a dire, anticipo la votazione, che se non verranno approvati gli emendamenti noi ci asterremo sulla delibera di Fratelli d'Italia. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliera. Ha chiesto intervenire, ha chiesto intervenire il consigliere Gagliardi. Prego, 10 minuti. Grazie Presidente. Allora, adesso ho meno tempo di prima, quindi sarò più breve. Allora, scusami. Allora, cerco di rimettere un attimo in fila perché ci tengo a chiarire alcuni passaggi. Allora, è vero che ci sono delle questioni che sono state sollevate, al di là di quelle ultime che poi vedremo anche in coda, sollevate dalla Civica Raggi. Sono state sollevate e richiamate sia da questa deliberazione che dal consigliere De Iulis. Però anche lì bisogna intenderci sull'effettiva realizzazione, e fra l'altro poi ribadisco un passaggio che non penso che
questo tema del commissariamento sia un tema secondario, anzi lo tratto subito, così ce lo togliamo subito come il dente che fa male. E l'amministrazione parla per atti e gli atti hanno un contenuto. Se quel contenuto è conforme alla situazione, come dire, al quadro giuridico dentro, e amministrativo in cui si vanno a inserire, funziona, altrimenti no. Cioè, se un soggetto è deputato a essere commissario, è commissario, punto. Se i poteri sono conformi rispetto a quello di cui stiamo parlando, è così, non è un dato. Poi che il dibattito politico, come dicevo prima, si potrà svolgere, potrà dire, potrà... Ok, ma è un'altra cosa, perché non avrai il potere di incidere, perché quella materia il governo ha detto che te l'ha sottratta. Punto. Questo è il livello giuridico su cui noi ci andiamo a misurare. Il resto è un livello politico, che è lì si apre ampio dibattito, come d'altronde si sta facendo da mesi. Il passaggio che viene fatto nella delibera sulla questione degli imballaggi, o degli imballi che dir si voglia, per carità, è sacrosanta, ma è una questione nazionale. Cioè, affrontarla qui è una questione di principio. Ma il problema della riciclabilità degli imballi e degli imballaggi è un tema di materiali. Altrimenti la carta va nel ciclo della carta, la plastica va nel ciclo della plastica, il legno va nel ciclo del legno e così all'infinito. Il tema che più volte anche dai movimenti ambientalisti viene rilanciato è un tema di materiali che debbano essere per gli imballaggi utilizzati, imballaggi nel senso non soltanto il collo di fabbrica che si sposta, perché su quello l'Italia ha dei livelli elevatissimi di recupero degli imballi. Il problema è l'imballaggio del prodotto del consumatore, quindi il tortellino dentro la scatola di plastica, il detersivo dentro la bottiglia multimateriale, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è il problema vero, perché ne produce una quantità smodata. Non tutti i materiali sono conformi rispetto ai cicli di riciclo e di recupero dei materiali, e lì si apre un problema gigantesco. È questo il tema che va rilanciato a livello nazionale, proprio una selezione di tipologie di materiali che siano conformi e che siano orientate, perché pensare che questa cosa la si affronti soltanto alla fine del ciclo, cioè un centimetro prima del secchione, è, non voglio dire una presa in giro, ma una pia illusione. Ecco, questo è il punto, è una pia illusione. Per questo nel nostro piccolissimo, ancora più piccolo del comune, noi spingiamo sul DOM 9, sui mercati, su queste cose qua, perché è proprio quella filiera che abbassa i costi e i consumi di carburanti e simili per lo spostamento delle materie, perché è vicina. E soprattutto è una filiera che ha pochissimi imballi, perché viene venduto quasi tutto sotto forma sfusa. E gli imballaggi che vengono utilizzati sono buste biodegradabili o spesso e volentieri buste in carta. Quindi il livello di impatto di quel tipo di consumo, di quello stile di vita, di produzione e di consumo, è bassissimo. Ed è questo l'indirizzo verso cui noi ci dobbiamo, per quanto di nostro potere, comunale e municipale orientale. Il resto dobbiamo essere capaci di alimentare un dibattito di natura nazionale da questo punto di vista. Sulla tariffa puntuale, il punto è un altro però. Il punto è il monitoraggio, cioè nessuno è contrario alla tariffa puntuale, siamo tutti favorevoli alla tariffa puntuale. Il problema è che la puntualità sta nella misurabilità. Allora, la misurazione può avvenire soltanto di fronte alla costruzione di un modello di raccolta che possa essere misurabile. Oggi noi abbiamo il porta a porta. Io lo dico, l'ho detto in commissione, lo ripeto anche qui, il porta a porta, così come è stato congegnato precedentemente sotto l'amministrazione Alemanno, è un costo gigantesco per la macchina organizzativa. Perché quello che prima veniva fatto con la raccolta stradale, un camion e due persone, oggi viene fatto almeno da 8 persone e almeno da 6 camion, fra compattatori e piccoli mezzi che si devono muovere. Allora, la questione delle domus diventa una questione importante, ma il tema vero è il contratto di servizio con AMA e la revisione del piano industriale da questo punto di vista. Non è una linea guida come questa, è un'altra storia quella che deve essere messa in campo. E anche il regime del controllo e quindi delle sanzioni per cercare di dirottare la qualità del materiale che viene conferito
deve andare in questo senso, perché più è un materiale di qualità, più il ciclo del recupero è possibile, più tutto buttiamo dentro il differenziato e meno riusciamo a recuperare. E quindi il discorso bellissimo che stiamo facendo da tempo va per terra. E questo chiaramente si lega inevitabilmente anche al tema delle domus, perché le domus devono essere calibrate sul sistema di raccolta. Ci sono delle città, anche come dire, in contesti, come dire, normalmente vengono citati come modelli, immagino la Svizzera, ma mi basta soltanto immaginare altre città italiane, in cui il porta a porta, così come ce l'abbiamo noi, non esiste, o se non altro è legato a delle costruzioni come villette, unifamiliari, bifamiliari, cioè a contesti molto radi, e che magari hanno invece secchioni interrati, che quindi di fatto sono delle domus, ma che permettono, con aperture controllate, con sistemi di identificazione eccetera, di andare a fare il controllo di cui stiamo andando a parlare. L'ultima questione è l'isola ecologica di Tordecenci. Mi perdoni consigliere De Iulis, ma quella roba mi si è fermata all'altezza della gola, perché l'abbiamo voluta noi quando ci fu Marino Santoro, l'abbiamo approvata. Oggi ancora non è stata avviata, o meglio, non era stata avviata fino a un anno fa tutta la parte propedeutica, perché ci si era soffermati su altri aspetti, sulla progettazione. Oggi quella cosa è in conferenza dei servizi al PAU, quindi è in una chiave operativa autorizzativa, quindi non è questione che non si sta facendo nulla, è che oggi si entra nel vivo, e che quindi alla conclusione di quello, alla conclusione anche della tranche del PNRR che dovrebbe andare a finanziare la parte dello stabilimento, come dire, più sulla sinistra progettualmente parlando, del recupero dei materiali, si partirà con la cantierizzazione. Ma almeno dal punto di vista amministrativo le questioni oramai sono definite, seppur su un lasso di tempo lungo, quindi rimando indietro il fatto che non si stia facendo, ecco. Questo è l'elemento. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto a intervenire il consigliere Cerisola. Prego, consigliere, per 10 minuti. Grazie, presidente. Indubbiamente questo è un tema estremamente sentito dalla cittadinanza, soprattutto dal nostro municipio, ma non solo. Non solo perché la questione è indubbiamente di rilevanza nazionale, anzi, entro qualche mese verrà ispezionata Roma per vedere se può essere sede dell'Expo, quindi se ha i requisiti richiesti, e quindi è importante che questo problema si affronti, ma si affronti oggi, non con una soluzione che noi riteniamo non condivisibile, che andrà a regime solo fra 6, 7, 8 anni. La questione va risolta con impegno, attuando, partendo dalle cose già avviate, quindi partendo dal piano che di AMA, che era stato predisposto, che prevede appunto gli impianti che dovevano essere realizzati, che c'erano i fondi, che c'era già l'iter avviato per realizzarlo, il piano industriale, che c'erano già le autorizzazioni, erano già state rilasciate le autorizzazioni. Quindi partire da quello che appunto è più velocemente fattibile, cioè quello che è avviato, perché questo è il modo più serio per fare le cose, più veloce per fare le cose. Quindi non si può promettere delle cose e poi non mantenerle, dire delle cose in campagna elettorale e poi fare il contrario, promettere entro un Natale di fare delle cose e poi non farle, perché appunto ci vuole serietà e ci vuole impegno concreto. Ora, nel piano rifiuti, questo che è stato appunto elaborato dalla Giunta Gualtieri, non c'è nulla sulla raccolta differenziata, mentre questo è uno dei passi il più importante che viene richiesto alle nostre amministrazioni. Poi vorrei appunto precisare che
che riguarda il discorso degli imballaggi, c'è già un decreto legislativo, il 116 del 2020, che quindi prevedeva appunto il riutilizzo degli imballaggi nell'ambito del pacchetto dell'economia circolare. Però quello che manca sono ancora i decreti attuativi. Ecco, la volontà politica c'è, è stata manifestata, però appunto se manca l'attuazione, perché abbiamo una macchina amministrativa che non è all'altezza di recepire velocemente quello che è l'indirizzo politico. Per quanto riguarda l'isola ecologica di Tor de' Cenci, è stata approvato il progetto esecutivo a dicembre 2021, doveva appunto essere avviata, doveva essere pronta, però è stata bloccata perché si è ritenuto che bisogna usare degli altri soldi, soldi del PNR, e poi per capire poi i soldi invece stanziati dove vanno a finire. C'è bisogno di trasparenza, c'è bisogno di capire. Ecco, poi è stato accennato della presentazione di due emendamenti. Volevo far presente che nell'emendamento numero 2 c'è un refuso. Nel penultimo capoverso, per un errore è stato digitato, convinti che il cursore fosse un punto, invece era in un altro, è finito all'interno del penultimo capoverso, è finito per errore le parole municipio Roma Nono. Quello lì ovviamente doveva essere da un'altra parte, quindi la frase del penultimo capoverso va letta senza le parole municipio Roma Nono. L'originale l'abbiamo già corretto e controfirmato, forse quello che avete in distribuzione potrebbe invece recepire ancora l'errore, quindi ce ne scusiamo e vi chiediamo di correggere la penna. E concludo segnalando agli operatori, dei nostri gentili tecnici, la ditta che ci assiste, non so se ci sentono, chiedo scusa, c'è un problema nell'inquadratura, perché non adesso, ma quando vengono inquadrati gli oratori, i consiglieri che prendono la parola, nel mio caso, che mi mancano i capelli, sono inquadrato perfettamente. No, ci sono dei consiglieri che invece hanno la fortuna di avere i capelli che vengono tagliati. Allora, diamo onore al merito, insomma. Chi ce li ha ancora i capelli? Consiglieri, per piacere, siamo sempre registrati. No, appunto, chiedevo l'inquadratura che fosse appunto tale da rendere giustizia anche all'estetica, insomma. Va bene, insomma, ringrazio Presidente, grazie. Grazie a lei, consigliere. Ha chiesto di intervenire il consigliere Muropes. Prego, consigliere, ha facoltà di intervenire per 10 minuti. Grazie, Presidente. Allora, sì. No, forse è da riprendere quella proposta che ho fatto, che la telecamera che inquadra gli oratori dovrebbe stare dalla parte davanti e non dietro. Quindi. Allora, questo atto mette insieme tante cose, alcune positive secondo noi, alcune negative sempre secondo noi, per carità. E quindi riporta anche qualche errore e qualche imprecisione. Ne dirò alcune per cercare di non dilungarmi. Dunque, per esempio, una cosa che non viene sottolineata e che forse valeva la pena inserire era che non si sottolinea sufficientemente il servizio di spazzamento, che invece dovrebbe essere un servizio sicuramente potenziato e migliorato. Si parla per esempio dei centri, diciamo, affiancati ai centri di raccolta per la riparazione degli impianti, diciamo, delle attrezzature che uno porta, però diciamo è un po' vaga la questione, perché tra l'altro bisognerebbe capire in relazione ai centri standard, diciamo, commerciali di riparazione, come la cosa si potrebbe porre. Si parla della riorganizzazione dell'AMA, per carità, l'AMA sicuramente ha tantissime pecche, però in questa riorganizzazione non è
dettagliato il come, diciamo un po' vaga le modalità di riorganizzazione. Si dice che bisogna farlo, però non dice come. Sulla raccolta porta a porta, sicuramente, ecco, è stato anche detto, insomma, ha un costo elevatissimo. Noi avevamo proposto in campagna elettorale, ma diciamo la soluzione rimarrebbe valida anche adesso, quella di insistere soprattutto sul porta a porta relativo agli utenti commerciali, perché lì si potrebbe ottenere una maggior raccolta con uno sforzo di personale impiantistico minore. Sì, la questione della riduzione degli imballaggi è chiaramente un argomento importante, è stato citato più volte, però credo che sia, non sia di competenza del Comune, cioè noi auspichiamo che ci sia una riduzione degli imballaggi, soprattutto di quelli finali verso i consumatori, ma noi al massimo possiamo invitare a che questo venga accelerato, ma non è certo competenza del Comune. Dipende da leggi nazionali che quindi in parte sono già state attivate per quanto riguarda gli imballaggi, quelli dei trasporti, e le altre, diciamo, per questi altri tipi di imballaggi è auspicabile che vengano ridotti, ma non dipende da noi. Quindi l'altra cosa, per esempio, è l'ARPA. L'ARPA è nel Lazio, ma non è sottoposta alla Regione Lazio, si basa su norme nazionali, quindi tra l'altro qui sembrerebbe quasi di voler sottoporre all'ARPA Lazio le decisioni che sono del sindaco che è stato nominato commissario, quindi diventa anche una contraddizione, secondo me, legale, perché, come è stato detto, il commissario ha ottenuto dei poteri particolari, andarla a sottoporre all'ARPA c'è una contraddizione, perché la legge è questa e quindi bisogna prenderne atto. Quindi l'ARPA farà le sue attività, ma non sono sicuramente legate con questo criterio alla questione. Si parla di chiudere il ciclo dei rifiuti e noi siamo assolutamente d'accordo che questo venga fatto, siamo assolutamente d'accordo che tutto venga potenziato per il riciclo, per il recupero, per il riuso, però sappiamo che non tutto alla fine potrà essere riciclato, potrà essere riutilizzato. Quindi quando si parla di ridurre le discariche noi siamo assolutamente d'accordo, ma il problema è che quei rifiuti che non si possono più riciclare e riutilizzare, se non vogliamo mandarli in discarica, devono passare per un passaggio intermedio, e quindi non si capisce poi, quando si dice riduciamo, aumentiamo il ciclo miglioriamo il ciclo dei rifiuti, eliminiamo le discariche, con quello che avanza che ci facciamo? Al momento non viene indicata nessuna soluzione tecnologica alternativa, perché quelle di cui si cita e si parla rispetto al termovalorizzatore sono ancora allo stadio, diciamo, di studio. Quindi la questione è che sembra che non applicando certe soluzioni significa rimandare all'infinito una soluzione che è vero che noi diciamo ci serve oggi. Però secondo noi bisogna partire su tutti i fronti, attivare subito quello che è attivabile subito, ma mettere in moto subito quello che non potrà essere operativo domani, ma servirà qualche anno. Il problema è il solito: se mai si parte mai si arriva, quindi se noi non iniziamo a farle le cose da sole non si risolveranno. Tra l'altro c'è anche, dicevo, un errore, un'imprecisione, perché qua viene detto nel punto escludendo tipologie che non risolvano il problema dei fumi e delle diossine della combustione ad alta temperatura, a tal fine sostenere progetti e superare il modello del termovalorizzatore. Questo è sbagliato, perché il termovalorizzatore lavora a temperature tali per cui le diossine vengono distrutte.
perché le diossine si formano tra i 200 e i 450-500 gradi, il termovalorizzatore viaggia a temperature dagli 850 gradi in su apposta proprio per eliminare le diossine. Quindi diciamo che gli aspetti positivi sono inseriti in un calderone con aspetti negativi che secondo noi sono insufficienti e che purtroppo, essendo messi insieme, non ci consentono di poterle valutare, diciamo, in modo opportuno, e quindi sono in anticipo, vedo, o sbaglio, sì? E quindi diciamo non ci consentono di poter vedere questo atto in modo positivo. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Vedo prenotata la consigliera Marocchini. Consigliere Mulopesto, si spenga. Ok. Durante l'intervento della consigliera Marocchini finiamo le prenotazioni per la discussione generale. Prego, consigliera, per 10 minuti. Grazie, presidente. Allora, stiamo parlando di un tema molto importante e molto sentito per la città, per i cittadini, che si snoda su notevoli fronti, che ha notevoli... Che è successo? Ok. Che ha notevoli, insomma, ripercussioni, e in questa proposta di delibera è tutto condensato, diciamo, vari temi sono stati inseriti, e nella sostanza io devo dire che per moltissime cose mi trova favorevole, sono d'accordo, anche se qualche cosa potrebbe essere chiaramente modificata, sistemata e migliorata anche in alcune linee. Però mi rifaccio un pochino a quello che era il tema di esprimerci e quello che è la forma che è stata scelta. Allora, io non credo che noi come municipio, come territorio, noi come consiglieri di questo territorio proprio nello specifico, dobbiamo accendere il dibattito, dobbiamo parlarne e dobbiamo esprimerci. Ma in questo caso stiamo discutendo di una proposta di deliberazione capitolina, quindi di una forma diversa, una forma che probabilmente, visto che ci sono i poteri commissariali, non potrebbe avere un'effettiva valenza, insomma, non potrebbe poter cambiare effettivamente quello che si sta decidendo. Poteva essere espressa diversamente facendo delle osservazioni al piano rifiuti, e come hanno fatto alcune forze politiche, in quel caso sì, avrebbe avuto sicuramente un peso diverso. Però in questa forma purtroppo non credo che sia appunto quella giusta. Fermo restando, come ho già detto, che noi come municipio sicuramente dobbiamo parlarne, dobbiamo accendere il dibattito e dobbiamo portare anche delle nostre proposte come territorio. Quindi vabbè, anticipo le dichiarazioni di voto, purtroppo dobbiamo astenerci da questo atto proprio per la forma che è stata scelta. Grazie a lei, consigliera. Ha chiesto di intervenire il consigliere Corrente, l'ultimo intervento in discussione generale. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Condivido in buona parte quanto è stato detto dai miei colleghi, sia di maggioranza che di opposizione. Oggettivamente l'analisi su questa delibera, insomma, presenta alcune criticità, alcuni punti di condivisione, molti punti, insomma, sono stati già affrontati in altre sedi e avranno la necessità di farlo. Non sottovaluterei il cappello iniziale che c'è su questa delibera del parere del segretariato, perché oggettivamente, e qui ripeto quanto hanno detto i miei colleghi, ma per sottolinearlo, se ci sono i poteri commissariali è un dato di fatto che oggettivamente rischia di rendere questa delibera sterile se non strumentale. Questo atto, che è stato protocollato il 22 settembre 2022, quindi prima della data fatidica del 25 settembre, nella quale molte cose sono cambiate, i due relatori sono diventati onorevoli di questa maggioranza, di una maggioranza che li vede partecipi, e quindi molti interventi di carattere nazionale, come sono stati anche evidenziati dai relatori precedenti, a questo punto dovrebbero diventare un po' il cavallo di battaglia, no? dell'onorevole De Priamo e dell'onorevole Mennuni, perché in quella sede ora hanno la possibilità di fare quello che il 22 settembre volevano fare a Roma Capitale, possono farlo a livello nazionale. Non ultimo il fatto di togliere i poteri commissariali
al sindaco Gualtieri, perché questo darebbe la possibilità di rendere questa delibera molto più forte, molto più utile a ragionare sulla tematica dei rifiuti. Quindi questo è un po' la contraddizione, no, che c'è su questo atto, che però sarebbe superabile dal fatto che appunto c'è una maggioranza di governo nazionale diversa e i due relatori sono parte di questa maggioranza. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli emendamenti. Non so se la consigliera Canale vuole reillustrarli. Prego, consigliera. Grazie, presidente. Allora, brevemente abbiamo fatto delle osservazioni, emendamenti aggiuntivi. Nel considerato che abbiamo inserito appunto l'articolo 13, cioè il fatto che c'è stata la nomina del commissario e quindi poi i poteri attribuiti al commissario straordinario con il decreto aiuti numero 50 del 22, e abbiamo scritto appunto l'articolo 13 del decreto legge 50 del 17 maggio 22, decreto aiuti al fine di consentire celebrazione del giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 e per venire criticità della gestione dei rifiuti, prevede che il sindaco Gualtieri, già nominato commissario straordinario di governo del giubileo e della Chiesa Cattolica, predisponga e adotti il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamenti di attività di gestione dei rifiuti, elabori e approvi il piano per la bonifica delle aree inquinate e approvi i progetti di nuovi impianti. Poi abbiamo inserito, sempre considerato che nel mese di maggio 21 è stato approvato il piano industriale AMA 2024, e che in data 30 marzo 2017 è stata approvata la delibera di giunta capitolina con il piano operativo per la riduzione e gestione di materiali post consumo di Roma Capitale. Abbiamo inserito poi nel deliberato, al punto 1 della parte dispositiva del documento, la parola energetico, viene sostituita la parola materia, e poi di aggiungere al punto 2 della parte dispositiva del documento, dopo la parola di precauzione, quanto di seguito indicato tra virgolette, prediligendo in luogo dei biodigestori l'investimento per la realizzazione di impianti per il trattamento di frazione dell'umido con tecnologia aerobica già autorizzati dalla Regione Lazio, meglio descritti nel piano industriale pluriennale AMA 2024, approvato anche considerando la possibilità di realizzarli in siti differenti da quelli di Castelsanzio Cesano, perché ovviamente i poteri straordinari del commissario consentono anche di localizzarli in luoghi diversi. Al punto 4, dalla parte dispositiva del documento in esame, dopo la parola dismesse, viene inserita la frase in tutto il territorio romano, elaborando e approvando il piano per la bonifica delle aree inquinate. Grazie, presidente. Grazie a lei, consigliera. Ha chiesto di intervenire il consigliere Cucunato sull'ordine dei lavori. Prego, consigliere. Sì, grazie, presidente. No, io volevo ricordare sull'ordine dei lavori che quando facciamo il consiglio in presenza c'è un iter nella presentazione dei documenti, eccetera, eccetera. Adesso capisco che siamo abituati a farlo online. Mi sto rivolgendo agli uffici in questo caso, ma quando ci sono degli emendamenti, gli emendamenti prima che vengono presentati devono essere portati sul tavolo della Presidenza, ne va consegnata una copia a tutti i consiglieri dei gruppi, o almeno ai capigruppi, dopodiché si procede alla presentazione dell'emendamento. Io, con tutto il rispetto che ho della consigliera Canale e dell'avvocato Canale, che è anche un grandissimo oratore nelle sue cose, io nel rispetto delle regole bisogna rispettare praticamente anche l'iter. Ci si ferma, ci si fa una pausa, si fanno le fotocopie, almeno in presenza, tanto non cambia nulla dal punto di vista operativo. Perché in questo caso si ha la possibilità di valutare bene la qualità degli emendamenti, la definizione degli emendamenti, se si è d'accordo o non si è d'accordo, però sentirli così non mi sembra il caso. Quindi per le prossime volte e per tutto l'iter che segue, quando il Consiglio è in presenza, dobbiamo rispettare le regole. Questo è un po' il tema principale. Era così ligio al rispetto delle regole il consigliere Cerisola, me lo ricordo,
Strano che oggi non abbia preso in considerazione questo aspetto, così come una serie di altre regole vanno rispettate quando il Consiglio è in presenza. La possibilità di dare in anticipo praticamente la documentazione del Consiglio, la possibilità di far intervenire le persone in un modo coordinato, senza disturbo, o dove c'è il disturbo, cioè anche il fatto di poter allontanare le persone dall'aula, perché io non mi risulta che ho mai disturbato nessuno durante l'intervento, quando ho da parlare vado fuori. Bisogna riprendere in mano la gestione del Consiglio da questo punto di vista, e c'è anche un vantaggio rispetto al passato, che questo è un Consiglio di persone molto responsabili, per cui si possono poche cose, ma vanno rispettate. Quindi mi auguro che per le prossime volte ci sia praticamente l'iter, perché altrimenti c'è proprio una falla nella democrazia e nell'iter di svolgimento del Consiglio, che lo rende anche nullo, tra l'altro. Lo rende anche nullo. Perché ci sono alcuni elementi essenziali di democrazia, di regole, di rispetto, di norme, visto che più volte ho sentito parlare di regole dall'altra parte e di norme, questa volta vorrei che le norme e le regole gli uffici le facessero rispettare e le rispettassero a loro volta, nel senso buono del termine, nel senso che non è che gli uffici non fanno niente, ci mancherebbe altro, sono sempre attenti, però in presenza, se vogliamo fare i consigli in presenza, perché non è obbligatorio fare i consigli in presenza, si possono anche non fare, oppure se ne fa uno al mese, uno ogni due mesi, uno così come previsto, ma quando siamo in presenza bisogna rispettare le regole, altrimenti online tutto è concesso. Grazie. Se no vado io. Grazie consigliere Cucunato. Gli emendamenti sono stati presentati prima del Consiglio, l'avevo detto anche in illustrazione questa mattina, sono qui disponibili in Presidenza, ne abbiamo messe alcune copie accanto a tutto il plico del Consiglio stesso nei banchi. Il numero delle copie è sicuramente insufficiente, la questione è stata posta anche prima, per cui recupereremo anche su questo, però posso garantire anch'io rispetto alla regolarità della presentazione nei termini stabiliti. E anche la convocazione, diciamo, con tutti gli atti è stata mandata ai consiglieri 3 giorni prima, mi viene detto. Grazie consigliera. E se non ci sono interventi nel merito degli emendamenti, prego consigliere Iulis, non avevo visto la mano alzata. Grazie consigliere. Ok, avvio l'intervento. Dunque presidente, siccome diciamo gli emendamenti sono due, uno a Becche inserisce come l'allegato che poi contiene in realtà gli emendamenti. Noi sostanzialmente su tutti gli emendamenti siamo favorevoli. C'è solo una parte di un emendamento che avrebbe bisogno, ed è quello che stavamo facendo, non so se magari abbiamo disturbato, chiedo scusa, con la consigliera Canale, perché c'è un punto in particolare, una parola che cambierebbe il senso di ciò che si voleva dire. Quindi non abbiamo trovato un punto d'incontro, le chiederei se è possibile sospendere qualche minuto, giusto il tempo di mettere a punto eventualmente questa cosa per poi procedere con la votazione degli emendamenti. Grazie. Grazie consigliere, mi fanno notare giustamente che le modifiche agli emendamenti vanno fatte in fase di discussione generale. La discussione generale è finita e siamo direttamente sull'emendamento. Sì. Vai tu. Allora,
La modifica degli emendamenti o la proposizione di nuovi emendamenti va fatta prima della fine della discussione generale, a meno che poi non li presenti la Giunta o la Commissione competente, allora quello può avvenire anche dopo la fine della discussione generale. Quando la consigliera ha presentato gli emendamenti, di fatto era finita la discussione generale. Prego, consigliere. Adesso sì. Ecco. Allora, presidente, allora, se per caso, o meglio, se gli emendamenti devono essere discussi prima della fine della discussione della delibera, allora gli emendamenti andavano discussi prima della chiusura della discussione, perché non si può arrivare a presentare l'emendamento dove c'è una discussione già finita. Allora, se per caso è stato, diciamo, ci siamo sbagliati, nel senso che andavano prima discussi gli emendamenti e poi andava fatto la chiusura della delibera, allora bisogna, essendoci stato un errore, allora bisogna cercare questo errore di rimetterlo a posto. Non si può proseguire nell'errore andando avanti in una discussione, cioè andando avanti e l'emendamento non può essere discusso perché la discussione era già finita prima, è stato commesso un errore. Quindi. Sì, no, il punto specifico è questo, cioè che la richiesta di modifica dell'emendamento andava fatta prima della fine della discussione generale. Essendo nello specifico questo un emendamento che costituisce un allegato A, non presente nemmeno perché non votato in commissione. Sì, ma l'ho spiegato. Sì, sì, sì. No, nessuno si è fatto dimenticare, cioè nessuno si è dimenticato di far discutere gli emendamenti, li stiamo facendo, infatti. Infatti l'emendamento è stato presentato stamattina, qua. Anzi, ieri. Ieri. Ma andava, cioè, nel momento in cui uno presenta l'emendamento, lo deve ripresentare prima che finisca la discussione. Non lo può presentare dopo dicendo che la discussione è finita, perché non è stato discusso. In realtà la consigliera Canale l'ha illustrato anche nel suo intervento prima, no. Durante la discussione generale. Sì, sì. Se ne ha parlato. Sì, sì, lei ne ha parlato. Allora, proporrei questo. È sul secondo emendamento? Votiamo il primo emendamento, poi facciamo sospensione e ci occupiamo del secondo emendamento. Ok? Ok? Dichiarazioni di voto sul primo emendamento o altri interventi su... Però consiglieri, siamo ancora in consiglio, quindi... Consigliere, sta intervenendo? Sta intervenendo? Allora, facciamo una... Consigliere, non c'è bisogno di alzare... non c'è bisogno di alzare, di alzarsi, di non parlare al microfono, siamo tutti civili, quindi le do una sospensione di 5 minuti, quindi interrompiamo alle 11.05 puntuali e ricominciamo. Dimmi tu. No. Riapriamo il consiglio, è aperta la registrazione. Allora, vedo la mano alzata. No, non c'è più mano alzata. Ci sono altri interventi sugli emendamenti? Alzate. Dichiaro chiusa la discussione generale sugli emendamenti. Dichiarazione di voto. Prego, consiglieri. Sempre per prenotazione. Consigliere De Iulis, prego. A me da De Iulis qua.
dobbiamo abilitarvi. Allora, un secondo. De Iulis, abilita. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Allora, durante la sospensione, insomma, abbiamo capito che probabilmente il discorso degli emendamenti, subemendamenti e la chiusura della discussione degli emendamenti rispetto alla chiusura del generale della delibera o comunque del documento che si sta presentando sarà oggetto comunque di un approfondimento in capigruppo, perché non c'è una sostanziale chiarezza. Detto questo, lo dico, non so se è la seconda o la terza volta, dispiace che non si vanno a creare le condizioni per poter votare in maniera serena un emendamento o anche un subemendamento, perché in questo caso non è stato possibile modificare una parola, ma al di là della parola poteva essere anche modificato un intero periodo, un subemendamento che secondo noi una parola fa cambiare il senso di tutta la frase, per cui è un subemendamento è un emendamento che in quel caso noi non possiamo votare, quindi non abbiamo potuto fare questa modifica col quale potevamo accordarci con gli altri gruppi di minoranza per votare in maniera unanime questo emendamento. Sarà di nuovo oggetto di una apposita capigruppo. Comunque noi sul primo emendamento voteremo favorevolmente. Grazie. Grazie, consigliere. Ovviamente do anche il mio impegno personale per trattare la questione in capigruppo. Grazie. Consigliere Cerisola, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, per comodità abbiamo accorpato le discussioni, ma le voteremo separatamente, ok? Quindi il primo emendamento è di natura prettamente tecnica, cioè non essendoci l'allegato A nella delibera municipale di parere che andiamo a votare, perché lo ricordiamo, noi non votiamo la delibera capitolina, la proposta capitolina, ma noi votiamo un atto specifico municipale, una delibera municipale che esprime il parere del municipio sulla proposta capitolina. Quindi tecnicamente le osservazioni non le possiamo fare alla delibera capitolina, ma alla nostra delibera, e quindi apriamo semplicemente una finestra di democrazia, una finestra di partecipazione dell'opinione del municipio affinché sia possibile veicolarla nei confronti del Campidoglio. Quindi, visto che semplicemente a natura tecnica, io chiedo almeno sull'emendamento 1 che ci sia convergenza e, appunto, visto che parliamo di rifiuti, non ci sia un rifiuto preconcetto. Dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a entrambi gli emendamenti, perché il secondo nella sostanza va a recepire quelle che sono le argomentazioni di buonsenso espresse da molti cittadini e da tanti comitati. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Non mi sembra ci siano. Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto. E passiamo alla fase della votazione. Le abbiamo già fatte, nei fatti. Consigliere Grazioli, la sua dichiarazione di voto? No. Ok. Chiuse le dichiarazioni di voto, non attivate i microfoni. Apriamo la sessione. Allora, ci stiamo preparando alle votazioni, quindi aspettate. Adesso apriamo la votazione e vi dovete confermare la presenza, ok? Vedete lampeggiare? Confermate. Non arriva 21. 19. Mancano due. Due consiglieri presenti non hanno confermato. 20. Ah, forse è uscito il consigliere Burgio. Ok. Vabbè, comunque. Perché? No, siamo 20. Devo cambiare perché sennò le votazioni risultano. Ah, ok. Essendo uscito il consigliere Burgio quando stavamo votando, il numero è acquisito da prima, quindi dobbiamo modificare il numero perché variano il quorum. Quindi occhio quando apriamo le votazioni. Andiamo qua, togliamo Burgio.
compare presente ma non confermato, perché non è più sufficiente uscire firmando, ma va depennato. Quindi chiedo ai consiglieri in prospettiva. Altrimenti varia il quorum. Vabbè, dai, non cambia. Non posso. Consigliere, adesso apriamo la votazione, più favorevole e meno contrario, X astenuto. Votate. Avete votato tutti? No? Eh sì, dovete votare? No. Ok. Vedete il risultato? No, ancora no. Ok, devi dichiararlo tu e poi... Microfono. Si vede? Com'è? C'è qualcosa che non va qua. C'è qualcosa che non va. Allora, noi l'esito della votazione vi assicuro che lo vediamo. Non me lo fa salvare. Lo vedete? Salva, però non mi fa vedere nulla. Apertura votazione, forse devi chiudere. Chiudere la sessione. Ah. Presenti, 20 votanti, 6 sì. Favorevoli, 1 contrario, 13 astenuti. Ok. Allora, consiglieri presenti, 20. Votanti, 20, di cui 6 favorevoli, 1 contrario e 13 astenuti. Scrutatori. Grazie. Ok, adesso li vedono. Ok, quindi l'emendamento al punto, l'emendamento numero 1 è respinto. Allora, venendo meno l'emendamento numero 1 che istituiva l'allegato A, l'emendamento numero 2 non è più in votazione. Cioè... Terminata la votazione sugli emendamenti, passiamo al voto sulla delibera. Dichiarazioni di voto? Terminata la votazione sugli emendamenti, perché l'emendamento 1 è stato bocciato, istituendo l'emendamento 1, l'allegato A non è votabile, l'emendamento 2. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla delibera. Dichiarazioni di voto? Non mi sembra ci siano. Possiamo passare alla votazione? Sì, un secondo. Consigliere Grazioli, dichiarazione di voto? Prego, consigliere. Ecco. Allora, alla vista tutta l'argomentazione che è stata ben esplicata, uscita fuori dal dibattito sul Consiglio, visto anche l'espressione precedente, il Partito Democratico si asterrà dalla votazione di questo emendamento. Astensione.
Grazie consigliere. E il microfono, terminiamo noi allora. Altre dichiarazioni di voto? Non mi sembra ci siano le dichiarazioni di voto, chiudiamo le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione per l'acquisizione del parere sulla delibera capitolina. Adesso dovete confermare la presenza, dovrebbe lampeggiare. Se volete partecipare al voto, confermate la presenza. Vi vedete confermati. Ok, adesso apriamo la votazione come al solito. Vi vedete sopra? Se è acquisito il voto. No, 4 favorevoli. Un contrario, 15 astenuti. Ok, dichiariamo chiusa la votazione. Prego, dottoressa Anastasia. Allora, li vedono? Consiglieri presenti 20, votanti 20, di cui 4 favorevoli, un contrario e 15 astenuti. Scrutatori? Grazie. Quindi è stato espresso parere non favorevole, contrario? Contrario. Adesso passiamo alla doppia seconda votazione, l'espressione del parere. Rosano. Adesso passiamo alla votazione della delibera municipale che acquisisce il parere contrario espresso sulla delibera capitolina. Ok? Allora è la doppia votazione, come cioè non è cambiato niente. Scusa, attenzione. Non è cambiato niente. Consigliere, un secondo. Non è cambiato niente se non le modalità del voto. Ok? Quindi il Consiglio ha espresso parere contrario alla delibera capitolina con astensione. Adesso esprimiamo il parere alla delibera municipale che recepisce il parere contrario con astensione appena espresso. Chi vuole votare a favore vota più, quindi lo fate voi. Chi è contrario vota favorevole. Chi è favorevole, ok? Quindi pronti a confermare la presenza? Scusate, attenzione un secondo, apriamo le votazioni. Confermate la presenza? Vedete se avete confermato direttamente al tabellone sopra? Ok, apriamo la votazione, esprimete il vostro parere. Chiudiamo la votazione? Chiudiamo la votazione, esponiamo i risultati. Quanti sono gli astenuti? Astenuti 19. Un favorevole astenuti. Okay. Scusate, consiglieri, un secondo, dai. Favorevole, 19 astenuti, 0 contro. Vai. Il microfono sta. Allora, consiglieri presenti 20, votanti 20. Scusate un secondo, vai. Consiglieri presenti 20, votanti 20, di cui un favorevoli, nessun contrario e 0 e 19 astenuti. Scrutatori? Grazie. Quindi esprimiamo parere contrario. Non esprimiamo parere. Non è approvato. Grazie, abbiamo terminato il punto 2, cedo la presidenza alla consigliera Canale. Benvenuta Presidente. Quindi dico agli uffici 11:35 e lascio la seduta, così variamo. Mettiamo la consigliera Canale qui, se no devi tornare al voto lì, sei al punto 3. Allora, sospendiamo 5 minuti per motivi tecnici per cambiare la presidenza. Interrompete la registrazione, per favore. Abbiamo la registrazione. Passiamo
al punto 3 dell'ordine del giorno la proposta di risoluzione protocollo CN 120209 del 13/10/22 ad oggetto partecipazione al bando di Roma Capitale per l'istituzione di Roma Food District e della settimana dell'economogastronomia italiana, individuazione di Viale America come area per la sua attuazione. Per l'illustrazione passo la parola al consigliere Grazioli, che è il presidente della Commissione Commercio. Prego. Invertire. Ah, lasciamo. Ok. Grazie presidente. Allora, noi mesi fa come commissione fummo già chiamati a dare un parere per quanto riguarda l'istituzione proprio del distretto del food, quindi district food, ma anche della settimana enogastronomica, no? Che era già, l'abbiamo votata mi sembra nel mese di luglio, la votammo già in commissione anche all'unanimità, quindi fu già recepita allora. Noi abbiamo fatto un passaggio in più, che è una risoluzione per dare forza proprio alla richiesta del nostro municipio di partecipare a questo bando nel momento in cui uscirà definitivamente questo bando, e di individuare già un'area del nostro territorio che potrebbe essere idonea per ospitare questo evento. In più in quell'evento si parlava anche dell'istituzione di una piattaforma per la pubblicità dell'evento, a cui noi dammo già un parere allora nella commissione di far sì che quella piattaforma poi venga utilizzata anche per dare spazio alle aziende del territorio che volevano partecipare. Mettemmo anche un'ulteriore postilla all'interno della commissione, quella proprio di favorire i prodotti nostri del nostro territorio, quindi le aziende, principalmente le aziende che operano sul nostro territorio nell'ambito sia del DOM 9 che di altre aziende che operano a chilometro zero sul nostro territorio. Quindi non abbiamo fatto altro che dare una risposta, quindi la volontà da parte della Commissione impegnare l'assessore e la Presidenza alla partecipazione di questo bando e individuare Viale America. C'è stata anche da parte del consigliere Muropes della lista Calenda un'ulteriore identificazione della zona, quindi restringere l'area di Viale America tra Viale Tupini e Via Beethoven, quindi più o meno corrisponde alle caratteristiche, ecco perché poi è stata scelta questa strada, che corrisponde alle caratteristiche più o meno dei 200 metri che richiedeva il bando. In più su quest'area già ci sono stati fatti da parte dei vigili urbani delle proiezioni e la possibilità di pedonalizzazione, perché si prevede anche una pedonalizzazione di quest'area, quindi già c'è anche un parere, perché in estate abbiamo fatto dei weekend pedonalizzati in quella zona, e quindi già un parere favorevole da parte anche della Polizia Municipale. Quindi visto questo, noi ancora di più siamo orientati nella scelta, quindi aver fatto una scelta giusta su Viale America. Grazie Presidente. Scusate un attimo, allora sospendiamo 5 minuti Presidente, perché è stato fatto presente dagli uffici che in commissione si è notato un refuso sul testo della vostra risoluzione, e quindi dovete portare un piccolo emendamento nell'impegno. Specificare che l'emendamento è molto semplice, serve soltanto per indicare con più precisione l'area oggetto della risoluzione, limitando quindi Viale America ma nel tratto interessato dagli esercizi commerciali e non la parte finale, diciamo quella dove ci sono gli uffici eccetera. Quindi tra l'altro lo stesso atto comunale indica di specificare un tratto di limitate dimensioni, e quindi l'emendamento indica semplicemente nel Viale America nel tratto compreso tra via Tupini e via Viale Beethoven. Ecco, è molto semplice, grazie. Grazie consigliere Muropes. Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire in fase di discussione generale? Un attimo, c'è il consigliere Cerisola. Prego consigliere, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Questo tema è sicuramente un tema rilevante e in linea di principio
e merita anche l'approvazione, ma la questione, come spesso accade, è di come il testo viene formulato, di come nello specifico, nel concreto, si ritiene di affrontare la questione, perché il problema sta, sarò breve, insomma, per essere sintetico, lo ridurrò le criticità a due aspetti. Il primo è che, nonostante l'Eura sia un quartiere molto importante, il quartiere che dà nome al nostro municipio, però il nostro municipio si estende per un territorio estremamente vasto, insomma, per tanti chilometri. Lo ricordiamo ancora una volta che per dimensione supera il comune di Milano e è quasi doppio dell'estensione del comune di Parigi, della parte centrale dell'agglomerato urbano di Parigi, che appunto costituisce il comune di Parigi. Quindi ci sono tanti altri quartieri che vanno sicuramente presi in considerazione, su cui va investito per valorizzarli, per rivitalizzare il commercio, per rivitalizzare le nostre tradizioni, i nostri prodotti. La seconda questione riguarda il fatto che Via l'America è una strada che si sviluppa su due lati, da un lato ovest e lato est, prendendo come punto di riferimento la Cristoforo Colombo, e sono due rami che hanno delle conformazioni diverse, delle attività diverse che si affacciano sulla strada. E questo atto in realtà non è così preciso come dovrebbe essere nell'indicare come, dove e i vari dettagli. Sulla questione già c'era stato un atto di giunta e avevamo coinvolto l'assessore competente nella commissione trasparenza, appunto per chiedergli delle precisazioni. E lui ci aveva appunto detto che la questione era ancora oggetto di studio, insomma, quindi non solo quell'atto lì, quella specifica iniziativa, ma anche questa hanno bisogno di essere inquadrate in maniera più precisa per dare un indirizzo politico più chiaro e non rimanere troppo nel vago come invece è questo atto. E quindi adesso ascolterò le valutazioni anche degli altri colleghi e poi in sede di dichiarazione di voto mi riserverò di esprimere un giudizio conclusivo su questa risoluzione. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere, vedo che ha chiesto di intervenire il consigliere Erca. Sì, grazie. Prego, Presidente, solo per aggiungere alcune cose. Naturalmente ha ragione il consigliere Cerisola quando ricorda che il municipio è composto da 53 quartieri, l'Eur è il quartiere che gli dà il nome ed è anche il quartiere che è anche più facilmente raggiungibile, anche perché il sistema di viabilità si è sviluppato nel corso dei decenni tutto verso il centro e l'Eur è sostanzialmente il nostro centro. Tuttavia l'Eur svolge anche un'altra attività, un'altra funzione, che è quella di polo sovramunicipale, in grado di attirare le persone, i turisti, i potenziali fruitori di questa settimana, di questo distretto del cibo, anche da fuori municipio, da altri municipi, potenzialmente anche da fuori Roma e contesti internazionali, visto che siamo all'Eur, vi sono i più grandi, importanti, per esempio, presidi congressuali.
Ieri nella seconda conferenza cittadina sull'agricoltura si è discusso a lungo su come poter sviluppare anche questo tipo di valorizzazione dell'agricoltura urbana che caratterizza Roma, la principale, la più grande città agricola d'Europa. Naturalmente i food district sono da questo punto di vista un valido strumento, non l'unico, perché appunto per assolvere le funzioni e gli scopi che ricordava lo stesso consigliere Cerisola, ma che insomma nella commissione speciale abbiamo più volte ricordato, naturalmente ci stanno anche tutto il lavoro che si può fare sui mercati, tutto il lavoro che si può fare sulla promozione dell'identità data dal cibo e dalla da quelle che è una vera e propria ricchezza del territorio, dall'agro romano meridionale e via discorrendo. Quindi è sicuramente un tassello che questa della Food District a Viale America, giustamente nel tratto compreso tra via Tupini e via Beethoven, in cui sostanzialmente che si aggiunge a un percorso più vasto e più generale che questo municipio, anche in maniera, devo dire, unanime o quasi, anche attraverso il Consiglio tematico sulle politiche del cibo, attraverso il progetto Fisuilli di cui è stakeholder e progetto pilota, attraverso tutta la proposta di una rete di filiera sul Dom 9 che metta in relazione i ristoratori dell'Euro, almeno i principali, con le aziende agricole territoriali, ecco, è un passo in avanti di quello che dovrebbe e sarà sicuramente il processo di sviluppo e di sinergia tra i quartieri dello stesso municipio. Grazie. Grazie consigliere Ecca. Chiedo al presidente Grazioli se è pronto l'emendamento, se no devo sospendere due minuti. Va bene, allora interrompiamo la registrazione e sospendiamo la seduta per due minuti. Ok, gli emendamenti sono a disposizione sulla scrivania, sia quello presentato dal consigliere Muropes che sottoscritto dal consigliere Grazioli. Quindi se avete questioni da sottoporre prima che si chiude la discussione, guardateli subito. E uno riguarda l'impegno, perché era un refuso, c'era un refuso. Ok, no, perché allora, consigliere De Iulis. Ok, allora chiudiamo la discussione generale e passiamo all'illustrazione degli emendamenti. Prego consigliere Muropes per l'illustrazione dell'emendamento. Lo devi illustrare adesso. Allora, vabbè, l'avevo accennato prima, comunque la sostanza è che l'emendamento vuole semplicemente specificare meglio qual è il tratto interessato dalla partecipazione del bando, che è una delle richieste specifiche del bando. Aggiungo una cosa che prima mi era sfuggita, che il tratto compreso tra via Tupini e via Beethoven
È un tratto di 350 metri circa, quindi è del tutto compatibile con le indicazioni del bando, delle richieste che sono state fatte nel bando. E lo specificare quel tratto significa anche garantirsi che l'area interessata sia quella con le attività commerciali idonee con il bando stesso. Grazie. Grazie consigliere Punopes. Chiedo invece al consigliere Grazioli, ragazzi per favore, chiedo al consigliere Grazioli di illustrare l'emendamento. Sì, adesso è pronto. Grazie Presidente. Sì, no, c'era bisogno di questo emendamento per aggiustare un errore di doppia dicitura nell'impegno, e quindi è stato apportato. In poche parole, si elimina dalla commissione fino a turismo con attivarsi alla partecipazione del bando, con la partecipazione al bando di Roma Capitale per l'istituzione della settimana e del Food District. Quindi era solo una formalità per aggiustare l'impegno, ma nulla va a modificare quello che è l'atto, la risoluzione. Grazie. Grazie a lei consigliere. C'è qualcuno che vuole intervenire sugli emendamenti? Prego consigliere Cerisola. Sì, grazie Presidente. Allora prendo atto della, per quanto riguarda la correzione apportata dalla Commissione Commercio sull'impegno della risoluzione, e per quanto riguarda l'altro emendamento che appunto va nella direzione che avevo auspicato, ossia cerca di essere più preciso riguardo alla localizzazione, indubbiamente aggiunge chiarezza all'atto, quindi mi trova favorevole. E vorrei precisare anche un'altra cosa che ritengo importante. Stiamo parlando di una strada che, come dicevo prima, è perpendicolare alla Cristoforo Colombo, che è una strada di grande viabilità e che quindi implica una particolare normativa di riferimento anche con riferimento al commercio. Anche con riferimento al commercio ci sono ricadute normative che impongono vincoli, impongono divieti sull'area limitrofa, sulle zone che hanno una particolare vicinanza appunto alle strade a grande viabilità. Il commercio proprio non per scelta politica, ma ripeto, per dettato normativo. Scusi, deve tenere conto. Consigliere Alleore e consigliera Pasetti, per favore, basta. Prego, consigliere Cerisola. Grazie, Presidente. La normativa deve appunto tener conto di questa limitazione, e quindi una allocazione di commercio non su sede fissa deve appunto ottemperare a quelle che sono le normative di riferimento particolari dettate appunto dalla considerazione delle implicazioni connesse alle strade ad ampia circolazione. La precisazione, insomma, che viene introdotta con l'emendamento a firma del consigliere Muropes individua un'area che non è nelle immediate vicinanze e quindi supera questo problema, pertanto trova il mio gruppo favorevole. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Cerisola. Se non ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire, chiudiamo la discussione sugli emendamenti e procediamo prima alla votazione dell'emendamento del consigliere Grazioli sull'impegno e poi alla votazione dell'altro emendamento, che è quello del consigliere Muropes. Quindi partiamo con il numero 1, che è del consigliere Grazioli.
Adesso state per dare la presenza alla votazione. Manca uno, vediamo chi è, perché si vede dall'altro. Ok, apriamo la votazione. Sì. Non ci sto capendo niente. Ok. Quanti sono i favorevoli? Allora, sono 16 voti favorevoli e 3 astenuti. Nessun contrario. Scrutatori? Ok, perfetto. Ah. Non era vecchio. Ok. Perfetto. Allora perfetto. La votazione dell'emendamento 1 è andata. Passiamo alla presenza per l'emendamento numero 2. Date la presenza per la votazione. Già l'abbiamo discussi tutti e due insieme. No, la discussione era insieme. Io avevo capito se era stato presentato come unico emendamento, invece no, sono separati, li abbiamo discussi insieme. Allora, la presenza? Apriamo la presenza, mettete la presenza per la votazione, per favore. È già stata fatta. Sì. La presenza. Apriamo le votazioni, prego. Sì, dell'emendamento del consigliere Muropes, numero 2. Siamo tutti? Prego gli uffici. Quindi quanti sono? 19. Allora, sì, consiglieri presenti 19, votanti 19, di cui 14 favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti. Grazie. Adesso passiamo alla risoluzione. La presenza per la risoluzione. Le dichiarazioni di voto. Prego, consigliere De Iulis. Non si capisce perché ogni tanto non compare. Prego, ne ha facoltà. Ok. Sì, grazie Presidente. Sarò molto breve perché diciamo il documento lo abbiamo già condiviso in commissione, abbiamo apportato delle modifiche quando arrivò la delibera
del Food District della settimana dell'enogastronomia, quindi abbiamo cercato di inserire all'interno del documento la valorizzazione di quello che era e che è il nostro territorio, quindi questa porzione di Agro Romano, quindi ci avevano visto già favorevoli nella delibera. Si trattava adesso solo di individuare quale potesse essere, diciamo, la migliore soluzione per diciamo il miglior sito per poter organizzare queste manifestazioni. Quindi abbiamo votato favorevolmente in commissione, voteremo favorevolmente anche oggi in consiglio. Grazie. Grazie a lei, consigliere De Iulis. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Marco Muropes, prego, consigliere. No, c'è di solo. Cerisola, ok, allora scusate, vabbè, è la stessa cosa. Consigliere Cerisola, prego. È che non si capiva dal monitor. Io guardo questo, non quello. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Allora, ascoltati gli interventi dei colleghi, esaminato l'atto, ripeto che così in termini generali sicuramente è encomiabile come spirito, però appunto viste le difficoltà che ci sono, le criticità nel testo, annuncio voto di astensione su questa risoluzione. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere. Si è prenotato per la dichiarazione di voto anche il consigliere Muropes, prego. Sì, grazie Presidente. No, beh, chiaramente il nostro voto è favorevole, essendo stata accolta anche la specifica, insomma, di questo, diciamo, con l'indicazione di più precisa, più puntuale dell'area interessata. Quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Adesso chiudiamo quindi le dichiarazioni di voto e passiamo alla votazione della proposta di risoluzione. Date la presenza prima del votare. Date la presenza. Adesso apriamo le votazioni. Votazioni aperte. Su tutte. Votazione chiusa, prego gli uffici. Allora, consiglieri presenti 19, votanti 19, di cui 17 favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti. Grazie. Allora, la proposta di risoluzione protocollo CN 120209 del 13/10/22 ad oggetto partecipazione al bando di Roma Capitale per l'istituzione del Roma Food District della settimana dell'enogastronomia italiana e di individuazione di Viale America come area per la sua attuazione è approvata. Passiamo al punto numero 4, proposta di mozione protocollo CN 116358 del 5/10/22 a firma dei consiglieri De Iulis, Ordini, Alleori e Pasetti ad oggetto riqualificazione e riuso dell'area di proprietà capitolina denominata ex PVC 12.20 Spinaceto Sud Casa del Rugby, identificata all'NCU con foglio 1150 con particelle numero 17, 21, 50, 57, 65, 66, 16, 82, 26, 03 e 26, 04, municipio 9. Prego consigliere De Iulis per l'illustrazione. Grazie Presidente. Allora, visto l'orario, cerchiamo magari di cercare di essere un po' più sintetici. Siamo andati un pochino lunghi anche per problemi tecnici. Mi dispiace che arrivi in un'ora così tarda un argomento che invece è un argomento molto sentito dalla cittadinanza, ma è anche una ferita aperta nel nostro municipio. Ormai
sono tanti anni, da quello che doveva essere un bellissimo progetto che doveva portare servizi, sport in un'area periferica, invece si è trasformato nell'ennesima presenza di un qualcosa che invece di essere stato di arrivare in maniera positiva sul territorio si è trasformato in una cosa negativa. Come dicevo, è molto sentito dal territorio e anche diciamo la sollecitazione che ci è arrivata da associazioni, comitati, ma anche dei nostri circoli di Fratelli d'Italia e di Tor de' Cenci, di cui ringrazio il presidente Cristiano Ciotta della presenza oggi in aula, che ci sollecita e ci stimola, diciamo, alle varie problematiche che ci sono appunto in quell'area. Questo è un qualcosa che, come dicevo, va avanti da tanto tempo, no? Perché era il dicembre 2007 quando venne affidata la costruzione e la successiva gestione del Piemonte Verde Qualità, con l'aggiunta del parco dell'area verde di Via Frignani, e questo prevedeva appunto la realizzazione di un impianto sportivo, infatti si chiama Città del Rugby, al quale, oltre al rugby, diciamo, erano previste anche altre attività sportive come piscine, palestre, foresteria e anche una pista di ghiaccio. Quindi quell'area lì doveva diventare veramente un polo sportivo che potesse attrarre non solo il già grande quadrante che vede Spinaceto, Tor de' Cenci, magari il vicino Vallerano, ma potesse attrarre non solo il municipio, ma credo con quelle dimensioni e le varie attività, le varie discipline che potevano esserci, poteva attrarre veramente sportivi da tutta quanta la città. Purtroppo sappiamo com'è andata, non è andata bene, perché poi ci fu anche una deliberazione del 2015 del commissario straordinario di Roma, che aveva formulato indirizzi agli uffici per valutare, no, per fare, diciamo, un nuovo interesse pubblico e la predisposizione di una manifestazione di interesse per l'eventuale stipula di una ulteriore concessione. Questo naturalmente era quello che è stato fatto, ma poi di fatto è rimasto sulla carta e si sono susseguiti vari interventi senza purtroppo esito anche nella successiva consigliatura Raggi. Di fatto non si è riuscito a trovare una soluzione. L'amministrazione nel frattempo doveva occuparsi di cosa? Assicurare la manutenzione e anche la guardiania e di pianificare degli interventi. Bene, questo purtroppo è vero che Roma ha avuto un periodo particolare, ma purtroppo negli ultimi 7 anni ciò non è avvenuto, e purtroppo sappiamo tutti anche dalle cronache ciò che è avvenuto: continui furti, vandalizzazioni, quello che era doveva essere un fiore all'occhiello è diventato una cattedrale nel deserto, vandalizzata con scritti, e veramente dove adesso c'è bisogno di interventi importanti per ripristinare lo stato dei luoghi. Di sorveglianza naturalmente non se n'è vista, altrimenti i danni sarebbero potuti essere sicuramente più lievi. Nel 2020 sono state raccolte delle proposte che il Dipartimento Patrimonio poi avrebbe dovuto predisporre anche una relazione e un'istruttoria allo scopo di acquisire pareri che consentissero poi la realizzazione di un progetto di fattibilità che potesse portare poi alla riqualificazione di quello che era il punto verde qualità. Sono passati altri 2 anni, ma nulla si è visto. Quindi dalla chiusura in sostanza e dall'inizio della vandalizzazione oggi sono passati ben 7 anni. Purtroppo di annunci ne sono stati fatti tanti, ma nella pratica non si è mai riusciti ad arrivare a divenire ad una soluzione che potesse mettere d'accordo le esigenze della città, le esigenze del quartiere e del quadrante, e cercare di trovare un progetto che fosse sostenibile e potesse mettere tutti d'accordo. Per questo noi abbiamo voluto riaccendere i riflettori su questo tema così scottante a distanza ormai di un anno dall'insediamento di questa maggioranza. Per cui noi chiediamo che si adottino ogni iniziativa amministrativa al fine di garantire il riuso del complesso immobiliare, perché più passa il tempo e più naturalmente ci sono danni e quindi soldi da investire per il suo recupero, a valutare l'opportunità di ricevere le coperture economiche anche con contributi previsti dal PNRR o da altri tipi di investimenti che riguardano le opere pubbliche, a verificare la possibilità di indire un concorso di idee
aperto a tutti, al quale anche diciamo insieme ai cittadini cercare di trovare e di scegliere un'opera pubblica, diciamo partendo da quella, per essere diciamo trasformata in qualcosa di utile e condiviso. Questo è stato appunto il nostro modo di riaccendere i riflettori su questo argomento. Naturalmente spero che la maggioranza, che tra l'altro oggi vedo non ha neanche, ma non l'aveva neanche prima, la maggioranza non ha neanche i numeri per portare avanti un consiglio, di questo ce ne dispiace, perché 10 presenze su 16 sono diciamo un po' pochine, e va dato atto che questa minoranza, una minoranza comunque sempre responsabile, non strumentale, non è che se ne va per far mancare il numero legale alla maggioranza o per dire questa maggioranza non ha neanche i numeri per portare avanti un consiglio. Siamo qui, speriamo che diciamo tutti insieme possiamo votare questo documento per poter diciamo riavviare un iter che ci consenta di riqualificare quell'area e di dare dei servizi a tutta la zona e al nostro municipio. Grazie. Grazie consigliere De Iulis. Ha chiesto di intervenire il consigliere Cerisola. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie presidente. Allora, la città del rugby è un mostro incompiuto che simboleggia appunto la incapacità di varie amministrazioni fa di iniziare una cosa e di portarla a compimento in modo serio. E poi, come è stato ricordato, nel 2020 è stato già fatto un concorso di idee con un bando per poter appunto arrivare a un'utilizzazione di questo recupero, al recupero di questa struttura per poterla utilizzare a beneficio del territorio, a beneficio dei cittadini. E i cittadini proponenti sono stati ricevuti dal Dipartimento competente. Poi l'iter è andato avanti e doveva proseguire anche in questi mesi, e invece inspiegabilmente si è fermato. Appunto per capire come mai si è fermato l'iter è stata fatta un'interrogazione a firma della consigliera Canale della lista civica Virginia Raggi e a firma mia, per appunto chiedere all'amministrazione attuale municipale, chiedere informazioni su come mai l'iter si è fermato, a che punto siamo, come mai non prosegue. La risposta all'interrogazione è arrivata proprio in queste ore, la vado a leggere, a protocollo CN124510, oggetto appunto stato dell'arte, recupero e gestione dell'ex punto verde qualità Spinaceto Sud, città del rugby, interrogazione a risposta scritta ex articolo 66 del regolamento del municipio. In riferimento all'interrogazione a risposta scritta pervenuta con nota CN 2022 82161, appunto quella che dicevo a firma mia della consigliera Canale, si comunica che l'assessore allo sport Patrizio Chiarappa si è mobilitato per la risoluzione della problematica sin da inizio della consigliatura, contattando immediatamente il Dipartimento competente, ovvero Dipartimento Patrimonio, per chiedere un appuntamento con l'assessore Andrea Tobia Zevi e il capo di segreteria Carlo Mazzei, con cui l'assessore Chiarappa ha avuto due incontri. Durante gli stessi è stata evidenziata l'enorme emergenza in cui riversa tutto il quartiere di Spinaceto per questa cubatura in stato di abbandono. Purtroppo la competenza è esclusivamente del Dipartimento Patrimonio, dal quale l'assessore Chiarappa è ancora in attesa di risposte, nonostante i settimanali solleciti indirizzati agli uffici preposti. La Giunta porterà a conoscenza tutto il Consiglio in merito alle risposte che emergeranno. Firmata la Presidente del Nono Municipio, Teresa Maria Di Salvo. Quindi appunto
La risposta dice che non abbiamo risposte, che il Dipartimento, l'attuale assessore competente capitolino, non dà risposte, nonostante i solleciti, dice, settimanali, non arrivano le risposte e quindi ancora una volta non abbiamo le risposte per un iter che, come ho detto, è stato avviato, ma non è ancora non è stato portato avanti da questa amministrazione, e quindi il territorio è in attesa di capire che fine ha fatto l'iter, a che punto siamo, che cosa stanno facendo, perché questo è un problema che va risolto, ma soprattutto è un problema che non doveva nascere, un problema che non doveva porsi, perché quando uno inizia un'opera la deve portare a compimento, non lasciarla incompiuta e con rischio appunto che poi venga vandalizzata. Grazie Presidente. Grazie a lei consigliere, do la parola al consigliere Grazioli che ne ha fatto richiesta. Prego consigliere Grazioli. Sì, grazie Presidente. Allora sì, su una cosa sono d'accordo con il consigliere Cerisola e sul fatto che forse doveva essere monitorato il tutto quando quella zona è stata decisa che fosse un centro, un punto verde qualità. Come tanti punti verde qualità c'era un protocollo con un privato per lo sviluppo di un qualcosa. Prima lì già c'era un'area sportiva che poi è stata sostituita a sua volta, però la sostituzione non è avvenuta nei modi giusti e poi, come noi tutti sappiamo, è stata per anni causa degli abusi edilizi, diciamolo. Addirittura il campo non è neanche regolamentare per il rugby, quindi si doveva fare rugby, ma non si poteva fare poi rugby alla fine, quindi hanno solo messo metri cubi di cemento a terra e il risultato è quello. Per rispondere a Cerisola, dal 20 che Frongia se n'era occupata, io lo so benissimo perché ero stato chiamato allora a cercare di trovare una soluzione su quella zona, ma il bando era fatto male, la realtà è questa. C'era una possibilità di fare una partecipazione pubblico-privata lì dove dei costi sono esorbitanti. Una cosa che deve essere chiara a tutti, che chiunque prende quella zona deve far sì che si deve occupare prima di tutto dello smaltimento di tutto l'abuso, quindi deve abbattere tutto il cemento per togliere il cemento in più che è stato fatto e ripristinare quello che era lo schema iniziale del progetto. Quindi ciò significa che si devono assumere dei costi altissimi, non si parla di centinaia di migliaia di lire, quindi è un progetto esoso e forse va affrontato con una linea diversa. Mi dispiace perché lì si voleva portare un qualcosa di che avrebbe portato una perla, no? Uno splendore in quella zona, invece abbiamo aggiunto degrado in quella zona. Questa è l'unica analisi che si può fare al momento, che come amministrazione invece di portare un qualcosa di bello abbiamo lasciato un qualcosa di brutto, quindi abbiamo portato degrado in quella zona. Questa è l'unica cosa che noi come amministratori dobbiamo farci capo. L'assessore è intervenuto anche nella nostra commissione che abbiamo fatto giovedì. Ci sono anche i membri della commissione, sanno benissimo, lui già ci aveva informato di questa risposta da parte del patrimonio. Come ne sappiamo non è neanche patrimonio sportivo, quindi non è neanche in carico al patrimonio sportivo, ma bensì al patrimonio, quindi al Dipartimento Patrimonio, quindi col ZEVI, quindi anche il posizionamento è anche sbagliato quello, perché non è a carico dello sport. Quindi io penso, non so neanche più onestamente guardare quella zona in un'ottica di un progetto sportivo, perché ormai penso sia stato anche superato dai tempi, da nuove strutture che sono nate in quella zona, ma anche nelle prossimità. Ormai abbiamo il centro rugby a Tre Fontane, non so neanche più onestamente la finalità, quindi lì si deve lavorare in maniera seria per un progetto che vada a recuperare quella zona, ma non certo si può recuperare con un bando come quello fatto da Frongia, perché è un bando che non aveva nessun senso, ecco perché non è stato portato, non è arrivata nessuna richiesta, questo dobbiamo dirlo, non c'è stata nessuna richiesta, una sola, no? Però poi si sono fermati perché i costi erano altissimi, quindi era fallimentare il bando, questo è da dire e da sottolineare. Noi sicuramente ci impegneremo, questo lo voglio dire al consigliere De Iulis che ha portato oggi, e lo ringrazio di aver acceso una luce, ma non era una luce che noi non avevamo già accesa, già
con la giunta e nel nostro già avevamo parlato di cosa volevamo fare di quella zona e l'ho detto, il problema è che è un grosso investimento, quindi si deve capire come investire, con quali soldi investire in quella zona, perché penso un progetto pubblico-privato, penso che se non si cambiano le finalità nessuno parteciperà mai a nessun progetto del genere, perché come ho detto prima i costi sono altissimi. Quindi noi chiediamo come prassi ormai consolidata in consiglio per tutti gli atti di mozioni che arrivano da chiunque arriva, opposizione e maggioranza, poi di trattare in commissione il tutto. Ci sono le commissioni competenti che possiamo tranquillamente trattarla e far partecipare anche il territorio a un dibattito aperto proprio per trovare le finalità per dare un progetto a quella zona. Questo è un dato di fatto, quindi noi ci impegneremo a trattarlo in una commissione. Grazie Presidente. Allora, c'è una richiesta di ritiro. Vogliamo sentire direttamente il proponente per evitare di fare interventi che poi, se il proponente della mozione accetta, decadono perché si viene ritirato l'atto, se no. Va bene, allora do la parola al consigliere Cucunato. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Magari se poi c'è la volontà di ritirarlo, lo deciderà chi lo ha presentato. È chiaro che quando si parla di questo impianto sportivo mi viene in mente praticamente una carrellata di nomi in questi 15, 16, 17 anni che sono trascorsi senza nessuno escluso, partendo praticamente da Veltroni a finire ad Alemanno, a finire praticamente a Marino, a finire al dopomarino ai 5 Stelle e all'attuale sindaco di oggi. È chiaro che ognuno ha delle colpe diverse rispetto al più grande scandalo sportivo di Roma Sud, anzi io direi di Roma, dopo il Flaminio, quello è il più grande scandalo sportivo che esiste nella nostra capitale. In questi 15-16 anni, da Cutrufo a Ozimo, da Diario a Vivarelli, da Chiarappa a Onorato, praticamente una marea di chiacchiere, e a Napoli direbbero chiacchiere e tabecchiere, però andiamo avanti. Io mi soffermerei su quello che è stato la produzione di protesta a livello, diciamo, regolamentare in questi anni. Saranno almeno 5 o 6 le interrogazioni, l'ultima è del gruppo Lega nel mese di fine giugno, i primi di luglio, fatto dal consigliere Santori in Campidoglio. Ma parlare di mozioni, documenti presentati a sostegno di riqualificazione di un impianto che è costato alla fonte 33 milioni di euro, alla fonte, ma siamo oltre i 50 milioni e direi oltre i 100 se pensiamo al mancato, se pensiamo al mancato praticamente incasso di quello che poteva essere come benefit per non solo per il territorio ma per Roma Capitale, stiamo parlando praticamente di un'enormità. E mi viene da pensare anche un altro aspetto che praticamente sta dietro al fallimento, non solo uno spreco di risorse ma un aumento e un accumulo di degrado. In parte mi ricordo durante la giunta Alemanno c'era stato praticamente una serie di azioni almeno di prevenzione che poi non sono seguite con Marino, che ha liberato le gabbie e gli impianti. Poi mi riferisco al PD, per non parlare dei 5 Stelle che praticamente hanno fatto solo chiacchiere. Ricordo tre interventi al consigliere Cirisola, di cui uno forse anche in questa aula,
c'era il presidente della commissione di Ario che disse partono parte il cantiere nel 2018, con progetti, commissioni congiunte, fogli di carta, uffici, eccetera, eccetera. Naturalmente questi lavori non partirono mai, ma il culmine della commedia è quello della Vivarelli, praticamente, che fa l'assessore allo sport del Movimento 5 Stelle, che fa praticamente un bando che illude praticamente centinaia di migliaia di residenti e illude soprattutto tantissime associazioni sportive, culturali e soprattutto i comitati che avevano diciamo inteso che quel posto potesse diventare una residenza universitaria, poteva diventare praticamente un centro sportivo sperimentale gestito da un'altra federazione o da federazioni sportive, quindi saremmo passati dalla padella alla brace, perché il tutto nasce praticamente proprio dal fatto che quell'impianto iniziale venne affidato in modo superficiale da una giunta di sinistra, di sinistra al Comune di Roma, al primo che passò per la strada di Spinaceto. Cioè era uno che stava passando, dice diamogli questo impianto perché abbiamo speso 2 lire, avevano già speso una ventina, 20-30 milioni di euro, cioè senza nessuna logica imprenditoriale, sportiva, senza nessuna progettazione e compagnia bella. Io comunque non voglio farla lunga, non so se c'ho ancora 2 minuti, sì, 4, addirittura qua, ma ne bastano 2. Adesso tiriamo le fila e chiediamo all'assessore onorato, perché l'assessore Chiarappa può fare poco o nulla, anzi, tra l'altro non è nemmeno un impianto diciamo a carattere municipale, ma è dipartimentale. Magari l'assessore onorato, che brilla per le organizzazioni di eventi in un modo fantastico, praticamente, io sono contento che ha portato anche il Giro d'Italia a Roma, è una cosa molto bella, poi io sono un affezionato del ciclismo insieme sicuramente a Marco Muropessi, il ciclismo è uno sport per noi anziani, per noi... E direi che praticamente magari se si riuscisse a fare una azione congiunta, tra l'altro basta leggere praticamente le dichiarazioni dell'assessore nel suo insediamento, dice testualmente le opere primarie, i 3 impianti primari che vanno subito praticamente sistemati sono, anzi esordisce dicendo spendiamo più di vigilanza che spendiamo più di vigilanza sulla impiantistica sportiva che i soldi in bilancio per le associazioni sportive. Ho concluso, sì, quasi. Dopo questa dichiarazione dice i primi impianti che verranno fatti saranno il Flaminio, la città del rugby, un altro impianto adesso non mi ricordo, sulla Casilina, sulla Tiburtina Casilina. Io sinceramente preferirei, adesso voterò questo documento perché è l'ennesimo documento di una serie di documenti, ho fatto un po' diciamo un'analisi, saranno da quando è nato in questi 15 anni saranno una trentina i documenti, non solo di 3 interrogazioni, mozioni, risoluzioni, delibere, proposte, bandi, avvisi. Per favore, le chiedo di abbreviare i tempi. Sto abbreviando. Io lo voterò, però vorrei lanciare un'idea all'assessore allo sport del Comune di Roma dicendo che sarebbe l'unico metodo utile di ridare quello spazio al quartiere facendo un azionariato popolare praticamente per la riqualificazione di quel posto. Riqualificazione che non sarà sicuramente solo sportiva, ma anche di quartiere, ma anche praticamente per le associazioni. Ci vuole un atto di coraggio nel dire praticamente diamo in concessione, in questi giorni ho sentito che il Comune di Roma ha concesso una serie di immobili alle associazioni, concediamo alle associazioni del 13° del nono municipio
un bene così importante, faranno un azionariato popolare e riprenderanno in mano praticamente questo impianto. Purtroppo, e concludo, la situazione degli impianti nel nostro municipio, consigliere Cedisola lo sa bene, siamo praticamente allo sbando più totale. Devo dire che forse hanno fatto pure meglio la precedente amministrazione, quindi dire questo significa praticamente che sullo sport non solo siamo bocciati, sono bocciati praticamente in questa amministrazione, ma non c'è nemmeno il processo di essere rimandati, ma sicuramente praticamente c'è da rivedere qualche cosa. Io e concludo, mi auguro che più che feste, festicciole, feste, festine, festicciole, tagli di nastri e compagnia bella, propaganda, annunci e annunci e comunicati stampa, sarebbe opportuno attraverso la mia idea lanciare praticamente un azionariato popolare e dare alle associazioni del nostro municipio un bene che potrebbero riqualificare, così come altre strutture che versano in condizioni penose, di degrado, e soprattutto sanciscono il fallimento sullo sport degli ultimi 11-12 anni di queste amministrazioni che si sono susseguite, dalla sinistra ai 5 Stelle a quello che praticamente è il ruolo attuale. Ho concluso, grazie Presidente. Grazie consigliere Cucunato. Allora, siccome vado la parola al consigliere Ecca, scusate, okay. Però prima informalmente il consigliere De Iulis voleva intervenire sull'ordine dei lavori per assolutamente sì, il consigliere cercate, De Iulis. Io vi faccio parlare, però cercate di prego consigliere. Prego consigliere De Iulis. Un attimo. Sull'ordine dei lavori. Sì. Grazie Presidente. No, volevamo rispondere in merito alla richiesta che c'era stata fatta di mandare il documento in commissione. Allora, io consigliere Grazioli, a me fa piacere che voi nella maggioranza discutete, cercate di pensare, cercate, però il luogo dove si confrontano maggioranza e opposizione non è una riunione di maggioranza, è questo, e quindi le commissioni e il Consiglio. Quindi se voi tentate o cercate di avere idee, vi confrontate con i dipartimenti, ma poi questo lo fate nelle segrete stanze, tra virgolette, ma non lo fate, diciamo, nelle commissioni o nel Consiglio, noi non possiamo logicamente saperlo. Per cui se questo naturalmente serve per riportare l'attenzione anche all'interno delle commissioni e del Consiglio, e c'è un impegno da parte della maggioranza, diciamo, da, non dico domani, no, a convocare una commissione, ma di darci una scadenza entro una settimana, entro 10 giorni, verrà convocata una commissione per riavviare questo discorso, naturalmente noi siamo anche d'accordo al ritiro, purché ecco, ci vengano date delle garanzie. Grazie. Grazie consigliere De Iulis. Prego consigliere Ecca. È scomparso. Premi un attimo. Ok, prego. Sì, grazie. Io aggiungerò pochissimo perché, insomma, molto è stato già detto. I punti verdi qualità, come la città del rugby, in realtà nascono da un partenariato pubblico-privato. L'amministrazione pubblica non è in grado di gestire quell'area, affida la gestione di quell'area a un privato, in cambio il privato, per mantenere anche quell'area, diciamo, ci realizza un servizio. Lo Stardust è il classico punto verde qualità, che funziona magari con problemi, diciamo, di tipo gestionale, ma comunque funziona, dà un oggettivo servizio al territorio.
punto verde qualità di città del della città del rugby in realtà è nato male, è stato ricordato, è cresciuto peggio, insomma, con una polizza fideiussoria a carico del Comune di Roma dell'80% e oltre il finanziamento, quindi ha costituito per lo più, diciamo, una perdita dell'erario comunale. E fa il paio, anche se naturalmente è, come dire, l'esperimento forse più visibile, ma riuscito, ma fa il paio naturalmente con Largo Sergi e il mercato bisettimanale di Via di Mezzocammino, con il mancato punto verde qualità di Casal Brunori per quanto riguardava il vivaio per le piante acquatiche e, straniere in qualche maniera e via discorrendo. Quindi io penso che come atto sia stato anche, come dire, ci sono delle inesattezze abbastanza pesanti, insomma, pensare di utilizzare i fondi del PNRR come un pochino, diciamo, una fonte illimitata da cui attingere liberamente per proporre qualsiasi cosa non può funzionare, diciamo, è un errore, diciamo, da un punto di vista, diciamo, dei proponenti, ovviamente in buona fede, ma che denota che la riqualificazione di una struttura senza che questa contribuisca ai 6 obiettivi del PNRR, diciamo, penalizzerebbe lo stesso PNRR e soprattutto verrebbe bocciata. Quindi, ecco, magari anche una riformulazione per quanto riguarda, diciamo, l'utilizzo, lo strumento con cui provvedere alla riqualificazione dell'area. Ce ne stanno tanti, il PNRR è probabilmente quello meno adatto e meno opportuno in questo frangente. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Chiedo al consigliere Muropes di dire poche parole, perché è stata accettata la proposta di ritiro, quindi sì, è sì. Un extra time. No, questo. No, infatti le considerazioni del consigliere Ecca, per quanto giuste, sono evidentemente rimandate, penso, nell'ambito della discussione in commissione, visto la disponibilità del ritiro. No, è semplicemente per ricordare e prendere ad esempio il bando con cui sono stati fatti i punti verde qualità, in particolare quello della città del rugby, come un esempio di che cosa non si deve fare, di come non si deve fare un bando, di come il comune si è posto a garanzia di un privato senza averne nessuna certezza della consistenza e delle sue capacità. Quindi al di là del caso specifico, dobbiamo utilizzare quel tipo di bando come da incorniciarlo e guardarlo ogni volta che si rifanno i bandi per dire come non lo devo fare, così come sta scritto lì. Una cosa. L'altra cosa, mi risulta, appunto, come suggerivo al consigliere Grazioli, che in effetti un progetto, una proposta era stata fatta e credo, mi auguro che nella risposta che arriverà prima o poi ai quesiti posti ci sia anche che fine ha fatto questa proposta. Ricordo semplicemente che era riferita a una sorta di università della bicicletta, per trasformare la struttura per un impianto relativo alle biciclette, allo studio, alle tecniche e compagnia. Insomma, adesso non stiamo a illustrare la cosa, però sta di fatto che una proposta arrivò nei tempi previsti e poi è scomparsa nel nulla. Perché, per come, questo non si sa. Quindi io sono sicuramente, era tra i nostri argomenti anche quello del recupero, mi auguro che questa cosa venga, come è stato detto, ripresa in commissione e conto sul fatto che si arrivi finalmente a una soluzione operativa definitiva. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Allora, essendo stata accettata la proposta di ritiro da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, cioè i proponenti, consideriamo quindi... Ah, ok. Allora chiedo al consigliere Grazioli di rispondere in merito. Sì, grazie Presidente.
No, diamo, sicuramente diamo garanzia al consigliere De Iulis, come è sempre stato fatto, di trattare il primo possibile. Io penso che già abbiamo parlato con le commissioni, potrebbe essere tranquillamente trattato in questa, la settimana prossima sicuramente. Grazie, grazie Presidente. Grazie a lei consigliere Grazioli. Allora, essendo credo accettata la proposta di ritiro, decade la mozione, quindi si discuterà in commissione. Possiamo dichiarare chiuso il consiglio alle ore 13. Un saluto a tutti.